Buongiorno, rassegna stampa di Firenze Viola Supersport, lunedì 27 giugno 2022. Poi sentiremo il direttore Stefano Ballerini, ma ci sono state tante cose nel weekend. Sentiamo da dove vuole iniziare il nostro direttore. Beh, la buffata di medaglie del nuoto, qualcosa di fantastico, di strepitoso. Poi naturalmente il calendario della Serie A, sapete, un calendario diacronico, e poi quello che Stefano Ballerini, lo avete seguito, ha seguito in prima persona, purtroppo la finale degli Under 15 persa contro il Milan. E poi oggi comincia Wimbledon, con Enrico Milano parleremo di MotoGP e daremo un'occhiata anche alle gare di atletica. C'è stato un litigio tra Tamberi è un suo antagonista, però di questo e di altro ne parliamo con il nostro direttore. Buongiorno Stefano. Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli utenti del canale 96. Ricordate, fate passaparola, il canale 96, dovete girare le antenne verso Firenze Sud, resettare le vostre televisioni. Dovete purtroppo fare così perché so che ancora ci sono gravi problemi di ricezione in tutta la Toscana. Eh sì Stefano, indubbiamente è così. Senti, da dove vuoi partire? Ma io seguo il tuo cliché, se te che hai preparato la scaletta mi va bene tutto. Diciamo che per le cose viola, sì, sono finiti i campionati italiani giovanili, le finali in terra di Marche, purtroppo... La Fiorentina non è riuscita a portare a cucirsi uno scudetto sulle maglie. Finale Under 15, Milan batte Fiorentina 1-0, siamo finiti secondi ma noi felici, perché nell'andare a salutare il direttore generale Angeloni avrà capito che anche stavolta eravamo soli, i soli giornalisti presenti in quel di Tolentino. Noi abbiamo fatto il nostro, vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata di Giovani Pianticelli Viola Crescono, dove andremo a fare il punto finale dei campionati giovanili, ripercorreremo la finale e vi manderemo un'ampissima sintesi della partita che noi abbiamo registrato live in quel di Tolentino. Stefano, io ho visto la partita su Sky, però una cosa la voglio dire, c'è un portiere, eh? Sì, Vannucchi ha fatto... 4 interventi e mezzo assolutamente strepitosi, 4 voli agli incroci più un'uscita bassa sul cross dal fondo di destra. Questo portiere che è uno stangone, ora non so quanto misura. 1,97. Ecco, 1,97, c'ha 15 anni, per cui voglio dire è in una rampa di lancio e credo che la Fiorentina ci scommetterà sui due pupilli, magari li portano addirittura a Moena. Martinelli e Vannucchi sono il futuro dei pali viola. Stefano, come puoi portare un ragazzino di 15 anni a Moena? Dai, su. Ma solo magari per... Ma no, Stefano! Ma no, Stefano, i portieri della Fiorentina sono quello della primavera. Sarà Terracciano, sarà sicuramente Rosati e... non lo so. Perché la Fiorentina, Stefano, visto che siamo a parlare di Fiorentina... Beh, dovrà muoversi, a parte il tempo passa, perché il countdown per la tua partenza a inaugurare il decimo anno del ritiro di Moena, Stefano, è fra 13 giorni, a meno che io, guarda, punto su un portiere non più giovanissimo, che però mi dà delle sicurezze e dà tanta esperienza, tu sai a chi mi riferisco. Il tuo direttore? Esatto. Se mi concedessero un provino, voglio dire una mattina, mezz'ora tra i pali, credo che potrei stupire gli astanti, sarebbe da poter riempire lo stadio di Moena. Allora Stefano, io ti svelo un retroscena. Io ho parlato con il DS Daniele Pradè, siamo alle limature, perché chiaramente tutto ciò non lo farai gratis, io sono il tuo procuratore e siamo vicini alla fumata bianca, come si suol dire, eh? Ma se non me lo dette il permesso Corbino, eravamo amici con Pradè, c'è stima reciproca, ma non c'è tutto questo grandissimo... No, ma io voglio un contratto per te. No, io non voglio fuffigne di 20 ora, minuti. Vabbè, no, io voglio soldi veri. No, se no Stefano, ho altre richieste. Una mattina.
Stefano, ho altre richieste da altre squadre, io non è che ci fermiamo solo alla Fiorentina per il direttore, ecco. Ma allora, io sono, come si dice tra virgolette, rotto a tutte le esperienze. Certo, senti Stefano, però ecco, se Stefano Valleri... I palloni nelle nove amichevoli dei 9 anni di Moena, quel pomeriggio tra giornalisti fiorentini e i vari staff tecnici, io mi sono chinato dietro di me. Io non lo so, forse una o due volte in totale. I gol ne hanno presi altri portieri, il pallonetto di Antognoni da metà campo sul Ragionieri e tanti gradasso fa. Io credo di essermi chinato, guarda, veramente mi stupisco, io non credo di aver preso uno o due gol al massimo nel mio primo o secondo tempo. Non... ci hanno provato in parecchi, ma mi sembra di aver sempre calato il bandone. Ora non... forse magari la memoria mi fa Giacomo, ma io sono ancora in grado di stupire la platea. Ma per questo Stefano, chiedo io... per conferma a Paolo Sosa. Ma Stefano, è per questo che chiedo un ingaggio di un certo tipo, non accontento 100 di Fuffigna, eh? Ma ragazzi, ma io presento un giocatore di esperienza, bravo, oddio, sul serio lo vedremo, però insomma un ragazzo che... insomma, ragazzo anche lì. Però Stefano Ballerini, esce un attimino dalla porta, mettiti... nell'ambito dirigenziale, chi è il portiere che piace di più a Stefano? Ah, senti, ora se ne era parlato di due o tre, poi purtroppo tra chi costa troppo, tra chi si accaparra qualcun altro, credo che l'ultimo rimasto in ballo sia Gollini. Se poi Gollini non si fa, Terracciano e Rosati, perché voglio dire, Terracciano, a parte quel disgraziato passaggio a Milano dove prendemmo gol a 10 dalla fine, ha già fatto un super campionato, non è giovanissimo, però è assolutamente efficiente e ci dà garanzie, per cui voglio vedere se la Fiorentina trova da spendere 10 milioni o se riesce a portare Gollini dando uomini in cambio all'Atalanta. È l'unica possibilità per portare un portiere e pagare qualche cosina e tenere gli altri pochi milioni a disposizione per qualcun altro, tipo Dodò. Sì, no, Stefano, un secondo portiere o primo portiere ci vuole, perché naturalmente non cominceranno con Terracciano e Rosati e basta, quindi aspettiamo un secondo, primo portiere nella Fiorentina. Parlavi di Dodò, sembra che la Fiorentina sia veramente, questa volta parliamo un attimino seriamente, allo sprint finale per tre giocatori: Dodò, Jovic e Mandragora. Dimmi pro e contro di questi tre giocatori secondo te. Allora, partiamo da quello che ci farebbe più comodo, un centravanti, anche se lo Jovic, come tu giustamente mi ricordaste l'ultima volta, negli ultimi anni ha giocato sì e no 40 partite, ha segnato 9 gol. Però lì si sono appuntati Desiderata della stanza dei bottoni viola, stanno rimando su quanto dividere l'ingaggio del ragazzo che a Madrid prende 6, vorrebbero pagarne 3, però la Fiorentina tira sempre il piedino indietro per cercare di risparmiare il più possibile. Poi Mandragora ho dei dubbi, perché lui avrebbe espresso il desiderio di rimanere a Torino, lo ha detto chiaramente nell'ultimo weekend. Il Torino, che si è un po' incavolato con la Fiorentina, avrebbe e starebbe cercando di rialzare l'ultima controproposta. La Fiorentina è a 10, il Torino sarà fermato tra gli 8 e i 9. E saremmo a 2. Dodò non lo conosco, non ti so dire nient'altro, è uno dei tanti brasiliani in forza allo Shakhtar che deve probabilmente chiudere la squadra per problemi di guerra, e allora lui potrebbe essere un papabile difensivo, però non mi espongo perché veramente non lo conosco, per cui questi sono i tre nomi. Cragno è andato al Monza, arrivederci e grazie. La Fiorentina sta nicchiando forse troppo. Il 10 mattina i ragazzi arrivano col torpedone in quel di Moena, e con il sorteggio
della Conference dietro l'angolo, credo che Zaniano reclami di poter cominciare con una parvenza di squadra su cui cominciare ad articolare la preparazione per il play-off iniziale della Conference, altrimenti giocano i soliti noti. Eh sì Stefano, non c'è assolutamente dubbio, perché un allenatore intenso, un allenatore che tu sei buon testimone, perché lo hai visto lavorare a Moena, anche Stefano sui Torelli, che parrebbero una sorta quasi di gioco, no? Il Torello, hai visto l'intensità e l'attenzione che ci mette Italiano. Quindi cominciare dal ritiro per i nuovi arrivati, questa volta si dice che ben comincia a metà dell'opera, ma mai come questa volta è vero, eh? Eh sì, oltretutto, voglio dire, devi giocare una competizione europea. Ora, giocheremo contro una delle tante squadre sconosciute all'emisfero calcistico, me lo auguro, però bisogna farsi trovare pronti. Non vorrei veder buttare a calci la qualificazione al proseguo della manifestazione usciti al primo turno, perché va in campo con una squadra che dovrebbe avere attualmente già le qualità per passare il playoff, però sai mai te dietro l'angolo che cosa può comparire. Per cui, voglio dire, dicono che servirebbe, tu mi avevi fatto una lista tra portiere, difesa e attacco, sì, e qualche riserva, 7-8 innesti, i nomi sono tre, i dubbi sono due, ne rimarrebbe forse uno, e Nina starebbe bussando alla porta di Cabral, convinto, ha detto, volete Cabral? 80 milioni, arrivederci, grazie. Senti Stefano, a proposito di pianticelle, a proposito del fatto che Firenze Viola Supersport si attesta come unica testata che segue dal vivo, lo testimoniano chiaramente Stefano, il fatto tu presenti alla finale Under 18, presente alla finale Under 15, Stefano, dalle mura, Cristian dalle mura, si è a casa in prestito alla SPAL. Questo Stefano è un ragazzo che era stato presentato, usiamo una parola forte, come un fenomeno. Poi Stefano ha un po' perso la Trebisonda, cioè mi sembra di vedere un nuovo Camporese. Ci aveva un po' illuso, no? Era stato già portato in ritiro, lo avevano etichettato come un futuro grande difensore nazionale delle varie nazionali giovanili, e poi purtroppo prima è andato a Reggio Calabria, niente, poi è andato a Pordenone, riniente o quasi, adesso va alla SPAL, purtroppo ancora non vedo il sole dietro le nuvole, è un qualcosa di avvolto tra le nebbie padane. Mi auguro che il ragazzo a Ferrara trovi l'ambiente giusto per esprimere quelle che sono le sue indubbie qualità, ma che finora mi hanno fatto perdere praticamente le ultime stagioni e mezzo. Eh sì, non ci sono dubbi. Guarda, parlando con dei suoi compagni, mi dicevano che purtroppo non ha avuto la possibilità mai di giocare o quasi. Mi dicono è un giocatore veramente forte, però sono sulle tue parole Stefano, è ora di dimostrare questo fatto, insomma dalle mura è un ragazzo che deve dimostrare di valere quello, le parole che erano state spese per lui da tutti gli addetti ai lavori, tu sei buon testimone, la coppia dalle... Ha un contratto fino al 2025, la Fiorentina certo. ci vuole vedere lungo fino in fondo, finché sia possibile. Certo, e questo però... Il problema è che se non gli hai fatto finora un contratto dove te ti cauteli, voglio dire, potete avventurarti anche a dire gli paghiamo noi lo stipendio, ma voi dovete assicurargli perlomeno tot partite. Questo non è stato fatto e lui probabilmente si è perso, la testolina è partita. No, e finora è un punto interrogativo. Speriamo di percorrere le orme di Ranieri, altro prestito che era andato alla SPAL, ti ricorderai? Che dopo la buona prestazione a Salerno Ranieri torna a Firenze, perché insomma lui serve in ottica Conference League, perché lui è un prodotto del vivaio puro, eh? Assolutamente sì, per cui in fase di varo della rosa per la competizione europea devi mettere dentro
quanti più o un minimale di giocatori che sono nati e cresciuti nel vivaio Viola. Questo assolutamente. Senti, a proposito di vivaio, a proposito di tanti, magari Venuti sarà anche contento, no? Torna a Firenze e puntini. Ah, ho capito dove vuole andare a parare lei, direttore. Lei è un malpensante, come direbbe il nostro amico Pagnini. Invece mi dice cosa pensa del calendario. È uscito il calendario, la Fiorentina debutta in casa con la Cremonese, poi la Fiorentina va a Empoli, giù, si concluderà il tutto il 4 di giugno Sassuolo-Fiorentina. Ricordiamo, Stefano, lo stop del campionato dovuto ai mondiali, alla competizione massima del calcio per le nazionali, ai mondiali. L'Italia non parteciperà, però ultima partita il 4 di giugno, la Fiorentina, speriamo che si vada a giocare le sue possibilità di Europa a Sassuolo. Assolutamente sì, mi piacerebbe poter ipotizzare 6 punti totam bot nelle prime 2 partite, poi credo ci sia il Napoli, il primo scontro importante, la Juve alla quinta. Cominciare bene farebbe benissimo a tutto l'ambiente. Vediamo dove ci conduce per mano mister italiano. Fa anche rima regalata, rima baciata. Benissimo Stefano. Credevo che, siccome l'anno scorso giocavamo in casa col Torino alla prima, quest'anno ci toccasse la prima in trasferta. Così non è, va bene così, non è un problema. Sai Stefano, adesso ci sono queste cose diacroniche, è quasi un campionato diverso. Tu sai che in Argentina c'è il campionato di apertura e il campionato di clausura. Noi eravamo abituati, che sapevamo che alla prima andata c'era Fiorentina-Cremonese, sapevamo che alla prima di ritorno c'era Cremonese-Fiorentina. Da un paio d'anni, Stefano, non è più così. Sì, hanno varato questa innovazione. Voglio dire, no, a me non mi cambia sostanzialmente niente, nel senso che bisogna puntarsi il calendario bene, programmare tutto e poi va via tutto da solo. Non ci sono grossi problemi, lo fanno anche da altre parti, per cui... Sì, lo fanno anche in Inghilterra. Senti Stefano, se ci vuoi dire qualcosa di calcio che ti ha colpito la tua attenzione? Ma senti, ora impazzano tutte queste voci di mercato, cosa mi può aver colpito? L'affare Lukaku tra Inter e Chelsea, giocatore che va e viene, pagato o strapagato da una parte, poi non lo fanno giocare, adesso lo danno via con un prestito oneroso, il riscatto a 70 milioni. Io sinceramente non capisco tante cose, qui volano milioni come fossero bruscolini. C'è chi deve sottostare, chi vuole sottostare al fair play che non esiste più. Ci sono delle storture che non vedono delle parole fine, chiare e definitive per tutti, o tutti o nessuno. Diciamolo chiaramente, e poi ognuno è libero di fare quello che fa. Voglio dire, qui purtroppo si continuerà a vedere campionato italiano dove giocano delle squadre che hanno chiuso l'anno agonistico 2022 con uno sprofondo rosso terrorizzante e nessuno della federazione si è del rispetto della regola numero uno, l'aver pagato al 30 di giugno, che sta per arrivare, tutte le tasse, tutti gli stipendi, tutte le spese, tutto tasse e tassugole fino all'ultimo centesimo. Questi continuano a spendere e a spandere. L'Inter ha mobilitato due fondi, uno per trovare il sostegno, l'altro per pagare il fondo. Non si vede una fine di questa galleria nebbiosa. La Juve è uno sprofondo, la Roma è sotto di 300, il Milan naviga a vista, ha comprato Bild facendosi sovvenzionare da Elliott, come quell'altro che prese soldi e poi non li rese. Voglio dire, ci sono delle cose che non mi soddisfano, che non mi rendono felice, non mi rendono tranquillo, sereno nell'affrontare la mia vita giornalistica. Poi non si può sparare a destra a manca, se no poi magari ti levano un accredito. Continuiamo ad andare avanti così e credo che niente succederà. Stefano, al di là di tutto quello che dici, vedi la Juventus che ha un grosso passivo, però si permette di pagare degli ingaggi stratosferici a Pogba e Di Maria.
fatto? L'anno scorso ha ricapitalizzato di 400, quest'anno ha ricapitalizzato per Vlahovic di altri 400, è attualmente sotto di 200 e vorrebbe fare delle campagne acquisti, ancora non è certo nulla, spendendo anche forse solo di stipendi a parametri zero cifre, e nessuno dice nulla, e nessuno dice nulla, e questo è il problema grave. Abbiamo una federazione che dovrebbe essere presa, ammanettata, lenzuolo di contenzione e portata a Norimberga a essere processati per frode sportiva. Non succede nulla, non succederà nulla, e andremo avanti così. D'altronde non può succedere nulla, perché siccome il campionato italiano ha come solo sponsor pagante, e non si sa nemmeno quando e quanto, le televisioni, se per caso la federazione escludesse 4 o 5 delle squadre che vi ho appena menzionato, le televisioni salutano, chiudono le telecamere, impacchettano tutto e se ne vanno. Punto, fine. Non succederà mai. Stefano, hai qualche altra notizia magari di campo o qualcosa che ti... No, una sola, dopo poi parliamo magari del weekend di baseball, che è l'unico sport che continua. Appena arrivata Mondiali di nuoto, immenso Paltrinieri, Super Greg, dopo un oro e un bronzo e argento nella 5 km di fondo. Continuiamo a mietere medaglie anche dal fondo, te l'ho sempre detto, ve l'ho sempre ricordato. Il fondo maschile, femminile e misto è fonte e fucina di medaglie in serie, per cui questa è la seconda. Grande Super Greg, piscina e nuoto di fondo, lui non sente differenze, va e timbra medaglie in quantità industriale. Greg. Eh sì Stefano, infatti di questo volevo parlarti. Guarda, mancano gli spazi acqua, Benedetta Pilato a Taranto non ha una piscina dove allenarsi, i ragazzi della Rari ne abbiamo parlato 5.000 volte e non ci stancheremo di parlarne, però questi ragazzi ci hanno regalato un mondiale, Stefano, definirlo strepitoso forse riduttivo. Guarda, se andate su www.firenzeviolasupersportlive.it abbiamo seguito sempre in presa diretta spesso e volentieri, ma comunque abbiamo chiuso tutte le giornate in tempo pressoché reale, per cui assolutamente abbiamo pubblicato tutto e il contrario di tutto. Siamo terzi nel medagliere dei mondiali, non era mai accaduto, 9 medaglie totale, 5 ori, di cui uno è di Lorenzo Zazzeri. Adesso le medaglie fiorentine sono 3, perché lui ha fatto un oro, un bronzo, poi è arrivato quella del fondo, dove la Giulia Gabrielleschi, che è nativa di Firenze, tesserata per i nuotatori pistoiesi toscana, ha preso la terza medaglia, per cui la Toscana è fucina di medaglie. Siamo terzi nel medagliere, ha parlato Butini, ha parlato il presidente della federazione, il senatore Paolo Barelli. Primi gli Stati Uniti, 17 ori, 12 argenti, 16 bronzi, 45 medaglie. Secondo l'Australia, meno 6,92 uguale 17. L'Italia si ferma a 5 ori, 2 argenti, 2 bronzi per 9. Il Canada si piglia più medaglie, ma meno di pregio, 3 ori, 4 bronzi e 4 argenti. 11 la Francia, 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi, a quota 8. Per cui è un medagliere assolutamente stupefacente. Io ti dico un'altra cosa, che se il signor Lorenzo Zazzeri fosse riuscito ad arrivare nella finale da pezzo allo spareggio, io sono certo che nella finale dei 100 Zazzeri avrebbe portato a casa qualcosa di importante. Quello spareggio alle 19.45 di quella sera mi dette subito brutte impressioni, lo guardai negli occhi e sullo scalino dello starter, aveva già un muso lungo, non era sereno, non era contento, non era felice, e perse nettamente lo spareggio. Però voglio dire, tre medaglie sulle 12 che abbiamo portato, 9 più quelle del fondo, tre sono targate Firenze. Credo che non che la Firenze sportiva sia assolutamente al massimo della felicità. Soprattutto Stefano, la medaglia nella staffetta 4% maschile, riuscendo a rompere un'egemonia, un dominio statunitense, attesta il valore di questa squadra
che ha presentato in questa staffetta delle eccellenze, beh, c'è con il primato mondiale dei 100, Martin Enghi, che si è fatto forte proprio della mancanza di Adam Piti, e Miressi, sappiamo la forza di questo ragazzo, ma mi piace sottolineare Burdisso, il più piccolino del gruppo, in una disciplina faticosa e difficile come è la farfalla o delfino, beh, chiamatelo un po' come volete, che nella sua frazione ha tenuto botta allo strapotere statunitense e australiano, dando la possibilità a Miressi un cambio in zona medaglia d'oro. Di questa staffetta, come devo dire, Lorenzo era stato strepitoso nel suo turno nella finale della 4% stile, beh, Burdisso, se devo dare il mio voto più alto nella staffetta, lo do a lui. Sì, ci sono dei passaggi di riferimento da chi apre la staffetta, quelli due, i due in mezzo, specialità dove non abbiamo mai eccelso, però poi consegna a Miressi la possibilità di timbrare l'oro e allora poi tutto ti riesce semplice, e allora vuol dire che questo progetto italiano è per numero di medaglie il terzo. Voglio guardare più avanti, quando Martin Enghi metterà un altro anno di esperienza, la Pilato crescerà ancora un pezzettino piccolo, lo stesso Lorenzo Zazzeri, che ha possibilità di salire ancora, avranno la possibilità di riconfrontarsi ai massimi livelli. Credo che l'Italia è la seconda forza mondiale dietro gli Stati Uniti, l'Australia naviga a vista, ma noi abbiamo una squadra giovanissima, pertanto ricca di futuro agonistico in tutte le competizioni. Bisogna lavorare un po' in campo femminile, perché ci mancano delle velociste, 50, 100, 200 nello stile, latitiamo e latitiamo molto. È dai tempi dei... Abbiamo sempre vissuto gli ultimi 10 anni con Federica, cioè, non c'è, e adesso non c'è. Era non c'è. Quella che pareggiava tutto, quarta in staffetta, la sua gara dei 200, volendo si stava anche dedicando ad altre specialità, lei faceva pareggiare i conti sempre, adesso non c'è più ed è un vuoto che conta tantissimo, cioè una seconda Federica Pellegrini nello stile libero, credo che si possa dire che la Fiorentina. No, io non voglio un'altra Federica Pellegrini, si sta cercando di lavorare e i tecnici federali lo sanno come fare, per trovare delle ragazze spendibili per arrivare quantomeno a dei buoni livelli. Nel dorso abbiamo Panziera, che ha ottenuto degli ottimi risultati, nella rana abbiamo detto la Pilato, ci mancano a livello delfino e a livello stile delle eccellenze, come ci mancano nei misti, non abbiamo dai tempi di Giovanni Franceschi un mistista a livello importante, cerchiamo di lavorare per averlo. E poi Stefano, questa buffata di medaglie non è soltanto l'antipasto, perché a metà agosto a Roma ci saranno gli europei, beh, lì l'Italia ha tutte le carte in regola per fare dalla parte del leone. Lo spiegiamo noi, è targato Andrea Pieri, arrivano squadre, adesso ci sono i giochi del Mediterraneo, le universiadi, per cui alla fine i tecnici azzurri stileranno la lista dei convocati per Roma. Credo che giocando a Roma, gareggiando a Roma, l'Ital Nuoto possa veramente cullare di fare tante imprese a livello europeo. Credo che a livello europeo tu levi la Russia, levi la Bielorussia. Attualmente l'Italia è la numero uno a livello europeo, quello lo sta ad attestare la classifica della medagliera dei mondiali. Sì, in un momento in cui la Germania non ha grandi punte, c'è sempre un'Ungheria che è veramente forte, dovremo vedere quello che piazzerà la Gran Bretagna, mancherà, ripeto, anche per questi europei Piti. Ecco, sì, credo che l'Italia sia una tra le grandi favorite per arrivare in testa con Ungheria e Gran Bretagna. Sarà una lotta, immagino che sia una lotta a tre. Sì, sono quelle tre, c'è la Francia, c'ha qualche
pesantino da sparare, Sì, per però cui ha vabbè. perso, la Francia ha perso Manadou che non ho visto in grande condizione. Sì, qualche cosa, qualche pedina da muovere nelle varie gare ce l'hanno i francesi, però credo veramente Italia, Ungheria e Inghilterra le prime tre per il podio e poi se la scorzano loro nelle varie gare. Ah, Assolutamente. sì, naturalmente saremo pronti a tifare per la nostra nazionale. Come saremo pronti, Stefano, oggi alle ore 17, Italia-Australia di pallanuoto, la nazionale dell'amico Alessandro Campagna, auguri, ieri ha compiuto gli anni. Stefano deve avere un risultato solo perché se no non si qualifica per i quarti. Dopo essere stata anche in vantaggio di 4 gol, è stata rimontata dalla Spagna. Sì, ci è mancato un pizzichino di concentrazione, di cattiveria. La Spagna è una signora squadra, è una tra le prime al mondo in Europa. Credo abbia un titolo europeo da parte sua, per cui sì, su più 4 pareva cosa fatta capo A, e invece i belgi hanno rimontato. Noi siamo andati un po' nei problemi, gli abbiamo parato un tiro di rigore e così abbiamo. Siamo riusciti a rimanere in scia, però poi più due non siamo riusciti a recuperarlo e andiamo all'Australia che mi dà cattive sensazioni perché l'Australia ci estromise dalla lotta per, non dico per il podio, ma per un posizionamento quarto, quinto posto alle ultime Olimpiadi, perdemmo netto e allora bisogna giocare con l'Australia con il massimo della concentrazione possibile. Dobbiamo proseguire il cammino, per cui Eh sì, peccato ci tocchino gli ottavi, speravamo di fare come le ragazze che travolgendo la Colombia sono andate direttamente ai quarti. Va bene, ce la dobbiamo giocare, giochiamocela e guardiamo dove arriviamo. sì, assolutamente, assicuramente, Stefano. Senti, oggi sui prati di Wimbledon si aprono i cancelli, anche se Nadal e Berrettini si sono già allenati sul centrale, si inizia il torneo più fascinoso. A mio modestissimo parere il più bello del mondo perché ho avuto anche l'opportunità di vedere dal vivo delle partite del torneo lì a Wimbledon. Stefano, con uno tra i primi tre favoriti, numero uno naturalmente Nole Djokovic, poi se la giocano secondo i bookmakers Nadal ed il nostro Matteo Berrettini. Sì, Berrettini dopo quell'operazione uggiosa sembrava una cosa velocissima, ma poi si è rivelata più lunga del previsto, torna, trionfa in due tornei sull'erba, adesso va a Wimbledon dove l'anno scorso ci fece sognare in avvio, dice che il suo sogno è vincere Wimbledon, si è Bah. preparato apposta sull'erba, ha vinto due tornei di seguito. E speriamo che Matteo ci regali davvero un sogno, questo tennista romano, ma di famiglia e lui tifano tutti Fiorentina, per cui è un tifo sfegatato ancora di più per Super Matteo, vediamo dove riusciamo ad arrivare. L'erba è una brutta bestia per tutti, è un tennis, non dico falsato, ma vince chi la spara più forte, che poi puoi essere anche il 121esimo, ma c'hai un servizio da 200 orari, hai un'accelerazione di dritto da 190, magari sei il 125esimo del mondo, azzecchi il pomeriggio, mattinata dove si va tutto bene e può diventare la sorpresa del torneo. Poi ovviamente, come dici sempre te, il più forte vince quasi quasi sempre e allora vediamo se perlomeno riusciamo a fare patta come l'anno scorso, arrivare in finale, poi chi c'è c'è. E vediamo se un italiano riesce a salire per la prima volta nella storia del tennis italiano sul gradino più alto a Wimbledon. Sì, Stefano Berrettini ha detto che lui non gradiva l'erba, molto spesso gli atleti, i tennisti italiani hanno snobbato Wimbledon. Poi ha detto dal 2019 qualcosa è cambiato e quando gioco sull'erba ho un feeling particolare, è la mia superficie preferita, la sento mia e la vivo mia. Fa eco a quello che ha detto uno dei più grandi giocatori italiani, Adriano Panatta, il quale ha sempre detto: la colpa è mia perché mi sono sempre approcciato a Wimbledon con
come se fosse qualcosa di anomalo, con il mio tennis, e lo dimostrò battendo anche sull'erba Newcombe in Australia e facendo anche grandi partite, soprattutto ed è vero in doppio con Bertolucci. Perse quei quarti nel 79 con Dupré, che ancora gridano vendetta. Prima di Matteo Berrettini c'era stato due semifinali dell'altro grandissimo tennista italiano negli anni 60, che è stato Nicola Pietrangeli, e una volta fu Tony Roach, una volta Manolo Santana a fermare il tennista, peraltro nato in Tunisia, Nicola Pietrangeli. Stefano, qui bisogna andare bisogna andare indietro di qualche capitolo. La Federazione Italiana Tennis non si è mai approcciata nell'organizzare in uno dei suoi centri tecnici uno o più campi in erba, giusto per dire, chi vuole andare a giocare i tre tornei in erba più importanti viene, si allena, cresce, capisce la superficie e si approccia meglio. Poi questa cosa è stata fatta negli ultimissimi anni, ma tornando indietro, purtroppo Pietrangeli era di un'altra tazza, Panatta pure, fine, non c'è stato altro tennista italiano che abbia fatto un grandissimo percorso fino a Matteo Berrettini. Gran bel servizio, gran bel dritto, qualcosina meno sul rovescio, gioco di volo, punto finito. Per cui Matteo Berrettini si è affezionato a questa superficie, si è allenato, ha vinto gli ultimi due tornei, Stoccarda e il Queens, che aveva già vinto l'anno scorso. Pertanto, come il vecchio detto, non c'è due senza tre. Wimbledon è un torneo che si gioca a sé. Viva Berrettini, li seguiamo tutti i giorni. Oggi si comincia con il più giovane della banda, Vavassori, che gioca No, Stefano, Vavassori non è il più giovane della banda italiana? No, Vavassori ha quasi 27 anni, è la prima volta che arriva in un main draw. Il più giovane, Stefano, è come al solito Jannik Sinner. Ah, Jannik, sì, giusto. Ma Vavassori è anche più anziano del nostro amico Matteo Berrettini, Sì, sì, no, le dicevo forse il più giovane per esperienza. Ah, sì, su quello in questo circus. Ah, Stefano, su quello non ci sono dubbi, perché è la prima volta ha messo piede vincendo le qualificazioni in un main draw. Per cui Tiafo, Vavassori ore 12, poi abbiamo Grixpur, Fognini 15:30. Matteo, Fabio, come ti sei svegliato stamattina? Hai fatto la tua colazione, la dolcettina, pattina a destra, pattina a sinistra, perché Grixpur sull'erba, cattivo cliente. Comunque Fognini parte ovviamente col favore dei pronostici, e poi alle 15:30 su un altro campo la gioventù contro l'esperienza. Attenzione, Jannik Sinner, che non ama l'erba, anche se è testa di serie numero 11, incontra lo svizzero, gran conoscitore dell'erba, Stan Wawrinka. È un incontro dove se Jannik lo vince prende tanto entusiasmo, tanta verve. Se lo dovesse perdere dovrebbe allenarsi un anno intero sull'erba al centro tecnico di Riano. Punto, fine. Dove non c'è più il centro tecnico. Allora, non so dove si alleni, ma è venuto così, la memoria mi porta lì. Senti Stefano, vediamo un pochino nello specifico i match che tu giustamente hai presentato. Wawrinka, il numero 267 del mondo, lui che è stato anche numero 3, ha vinto gli Australian Open, ha vinto gli USA Open, ha vinto anche un anno il Roland Garros, però non è un erbivoro. Massimo si è presentato ai quarti a Wimbledon, è in vantaggio 2-0 con Sinner, che è stato eliminato al primo turno a Eastbourne da Paul. Vedremo Sinner, non è un grande Sinner quello che abbiamo visto, però con l'avvento di Cahill vediamo se c'è da fare questo salto di qualità. Dicevi di Fognini, che è il numero 63 del mondo e al primo turno di Wimbledon vanta 12 apparizioni, 10 vittorie e 2 sconfitte. L'olandese Grixpor è il numero 53, quindi precede Fabio di 10 posizioni. Ha giocato a Maiorca, è un'erba strana quella di Maiorca, ha raggiunto i quarti. Con Fognini vanta un precedente, ha vinto Grixpor al primo turno all'Australian Open. Parlavi di Vavassori e giustamente hai detto bene te,
come esperienza è il più acerbo, perché è la prima volta che partecipa a un tabellone principale. Ha eliminato a Rotherhing, dove si gioca la qualificazione a Wimbledon, ha eliminato prima Klein, poi João Menezes e poi Kolav. Dicevamo, trova Tiafoe, che è il numero 28 del mondo, che ha raggiunto il secondo turno sia in Australia che al Roland Garros. Quindi Stefano, questi sono i giocatori azzurri. Dicci le ragazze oggi chi è impegnata e contro chi. Allora, sto andando ad aprire, allora vediamo. Allora, aspetta, perché il tabellone è assolutamente lunghissimo. C'è un derby italiano alle 15.30 a Trevisan Cocciaretto. Dopodiché di mezz'ora scala la Bronzetti contro la statunitense Lee, ex cinese credo, per cui queste sono le tre ragazze che vanno in campo oggi a Wimbledon. Allora Stefano, gioca la Camila, credo giochi domani. Sì, allora Trevisan Cocciaretto, Trevisan è la numero 29 del mondo, la Cocciaretto è la 119, la Trevisan, Stefano, è 2-0 in vantaggio contro l'altra rappresentanza italiana, l'ultima Lione S3 e S2, è numero 29 del mondo, la nostra rappresentanza, Stefano, anzi 26 dovrebbe essere ad oggi. Pensa te che a inizio stagione Stefano era oltre il centesima posizione. La Cocciaretto era numero 119 e ha giocato la finale 121 di un WTA 125 a Makarska. Bronzetti, dicevamo, numero 73, la Lee è numero 67, questa statunitense, Stefano, la quale non viene da un buon periodo, è stata finalista junior a Wimbledon nel 2017. Bronzetti è uscita al primo turno sia a Gaiba e a Bad Homburg, dove peraltro è andata a scontrarsi contro due giocatrici molto più esperte di lei. Però sai, Stefano, vincere oppure fare una finale a Wimbledon Junior non è tante volte sinonimo di grandezza. Pensa te che Stoltenberg ha giocato una finale di Wimbledon Junior contro Narciso, poi i due non è che abbiano fatto una grande carriera a livello singolo. Narciso ottimo doppista, è vero. E poi ti ricordo, Stefano, che un ragazzo che tu hai intervistato e che tu hai visto, che si chiama Gianluca Quinzi, il quale dopo anni medio-bassi, diciamo la verità, ha cessato con il tennis e ha preso tutt'altra attività. Quindi Stefano, è come un passaggio. Uno dei grandi rammarichi del tennis giovanile, appunto Quinzi, che sta lì sul tetto del mondo a livello juniore, se poi probabilmente gambe e fisico da una parte e la testa completamente persa da qualche altro meandro, questo è stato uno che si è davvero buttato via. Ma no Stefano, guarda, è un ragazzo estremamente per bene, un ragazzo che non ha grilli per la testa, tant'è che ha iniziato una carriera come imprenditore e quindi un ragazzo... succedono delle cose strane nel tennis, non riusciva a trovare la quadra del proprio gioco e giustamente ha preferito lasciare. Ma questo per dirti, per fare un paragone, sai, a me piace molto spesso fare dei paragoni tra i vari sport, ma d'altronde la nostra televisione, il nostro sito piace molto questa situazione. È la stessa differenza che c'è tra un giocatore della primavera e arrivare in prima squadra. Vincere un torneo junior, a meno che non tu chiami Sampras, è una cosa, e giocare diciamo a livello senior è tutta un'altra situazione. Tu pensa, Stefano, parlando sempre di Wimbledon, che Boris Becker ha vinto il primo Wimbledon partendo dalle qualificazioni, quando lui aveva già detto: beh, provo le qualificazioni, se va male ho il torneo junior. Ha vinto Wimbledon da junior. Pensa te, corsi e ricorsi strani di questo sport. Ci sono questi colpi a sensazione. Nella storia del tennis arriva uno che non si conosceva, surge, vince un torneo, poi spicca il volo. Ci sono questi casi importanti che poi hanno fatto la storia per essere diventato uno dei più forti tennisti mondiali. Ora se la passa purtroppo male, credo sia in galera
per bancarotta fraudolenta, ha sperperato ciò che non si poteva sperperare. La giustizia lo ha rincorso, smash, e è finito purtroppo a scontare questo problema amministrativo, solo un problema amministrativo, non c'è nient'altro. Poi magari lo butteranno fuori per buona condotta, non ha ucciso nessuno, ha solo buttato tanti soldi, creato problemi, ma ripeto, un conto è uccidere qualcuno, un conto fare bancarotta. Senti Stefano, per chiudere il discorso di tennis, il challenge di Milano su terra rossa ieri, la finale, beh, Cori ha sconfitto Passaro per 2-0, 7-6, 7-2, il tiebreak 6-4, attestando questo ragazzo Francesco Passaro che ha tenuto testa a Coria, che è il numero 90 del mondo, mentre a Ludenscheid in Germania Bobrov, il russo numero 483, ha battuto il nostro Compagnucci, ragazzo giovane numero 800, per 2-1. Compagnucci aveva vinto il primo set 7-6, 7-5 tiebreak, ha perso il secondo 7-5 e poi ha perso 6-4, quindi buona la prestazione anche di Compagnucci. A Troyes, beh, Fonio ha trovato il francese Fassbender, di chiare origini alsaziane, che è il numero 1586, Fonio intorno al numero 440, ha vinto 2-0, 6-0, 6-2. Ci dici il programma di questi challenger che si giocano su terra? Troyes in Francia, Brancaccio Lamasin, Italia-Francia 14:30 e poi alle 16 Giustino contro l'argentino Olivieri. I due ragazzi che sono impegnati in terra di Francia, vado a vedere se c'è qualcun altro in qualche challenger, poi gli ITF ve li lascio ad un'altra penna, per ora non trovo niente. Maestrelli gioca a Troyes, anche lui 11:35 contro il brasiliano Oscar Gutierrez, e poi Fonio alle ore 13 all'ora di pranzo contro il francese Tabur. Perché si va all'ITF, ci pensa qualcun altro a Tarvisio, Zucchini Pigato 16:30, il derby italiano ITF. Fine dei giochi. Eh sì Stefano, andiamo a dare un'occhiata alle classifiche. Sinner per adesso è il numero 11 e ha guadagnato due posizioni. Berrettini è in prospettiva di essere il numero 15 del mondo, ma perderà altre posizioni per la storia dei punti, ne abbiamo parlato con te anche venerdì. Sonego è il numero 54, Fognini 63, era 63, Musetti da 71 sale a 65, Travaglia è 133, guadagna 6 posizioni, Cobolli è 135, ne guadagna 10, Magher è 139, ai lui ne perde 3, Agamenone è 141, guadagna 2 posizioni ed è la sua top classifica, come Zeppieri che è 159esimo, era 168 e Giulio è alla sua miglior top classifica, Cecchinato era 166, sale a 160, Nardi 169, era 179, anche lui alla top, Seppi era 174, purtroppo scala di 12 posizioni, Giannessi era 185, sale alla 177esima, Pellegrino da 193 sale a 179. Femminile, Trevisan è 26esima da 29, quindi alla sua top classifica, Giorgi era 29, scende alla 28, Paolini era 72, sale alla 65, Bronzetti, che viene ancora accreditata, inizia Wimbledon come 73esima, ma sarà già 67esima da domani, quindi la sua top classifica, vada come vada il suo match con la Lee. Cocciaretto era 119esima, sale a 115, Stefanini da 182 a 174, Errani purtroppo Stefano da 161 scala alla 187esima posizione. Saretta sta continuando a provare di trovare nuovi stimoli, ma quel lungo stop per faccende brutte gli pesa tantissimo, gli ha pesato tantissimo, di fatto gli ha fatto concludere la carriera sui grandi palcoscenici, abbiamo perso una grande campionessa, purtroppo è così. Senti Stefano, direi di chiudere l'argomento tennis, apro perché si è giocata sabato l'amichevole dell'Italia, Italia-Slovenia a Trieste, è stato un no match 90-71 per una delle nazionali, forse la nazionale senza forze più forte d'Europa, perché la Slovenia batte l'Italia 90-71, 12 punti di Doncic, Goran Dragic ne mette 11 della nazionale, da rilevare
questo ragazzo, Volden Saer, che ha realizzato 13 punti, un ragazzo giovane di prospetto. Quindi Stefano, chiaramente contro la Slovenia di Doncic poco c'era da fare. È stata la prima di Pozzecco con il suo secondo poeta, però dai Stefano, da una parte bisogna ripartire, siamo ripartiti dalla nazionale più forte d'Europa. Sì, vabbè, ci può stare, voglio dire, se hanno scelto quella nazionale sapendo che potevano iniziare con una sconfitta, la sconfitta si è paventata, va bene così, nel senso, per quello che mi stupisce è il dopo, dove non viene chiamato per gli europei Belinelli. No, è lui che ha rifiutato. Come? È lui che ha rifiutato, hanno rifiutato lui e Duckett. Sì, hanno rifiutato, ecco, non ero entrato nei meandri, avevo letto no agli europei tutti e due, mi ero un po' stropicciato gli occhi, non ci volevo credere, sono due assenze che peseranno per il roster italiano, un conto è averli e un conto non averli, poi se Pozzecca ha deciso così, ne ha preso atto e non ha calcato ulteriormente la mano, va bene così. Mentre Stefano, nel roster di stamani, senti chi è arrivato. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Stefano, buongiorno a tutti gli amici, a Paolo e anche al grande Enrico e Dietro Stante. Ma insomma, sempre presente Dietro Stante, ma sempre presente alla regia. Ciao a tutti. Buongiorno Michele, grazie ciao. Di essere lì con Paolo. No, grazie a voi. Anzi, voi due, io tra poco mi defilo e vi lascio al proseguimento, per cui grazie di essere tornato a trovarci. Senti Stefano, ti farei parlare dei tuoi sport, poi visto che abbiamo la competenza di Michele per quanto riguarda anche determinati obiettivi della Fiorentina di mercato, faccio una panoramica sui tuoi sport, poi se hai delle domande per Michele che è a disposizione, lo vedo bello abbronzato come il sole. Allora, l'unico campionato che continua ad andare avanti è quello di baseball e softball, anche se il softball tra la 1 e la 2 ha riposato, si sono giocati dei recuperi. Allora, per quello che riguarda la scudetto del baseball, c'era un grande trittico allo Iannella di Grosseto, la Spirulina Becagli BBC aveva iniziato bene, aveva vinto 3-1 in gara 1 di venerdì contro i campioni d'Europa del Parma Crema, poi Parma Crema si è rifatto, ha vinto il trittico 4-3, 13-4. Grosseto deve rincorrere Campidonico Torino per cercare di artigliare la Final Four del campionato. Siamo sotto 3 partite, si deve giocare il ritorno a Grosseto, abbiamo vinto la serie a Torino, per cui vincendone 3 si pareggia e poi si spera di trovarne un'altra per staccare i torinesi, che sono squadra mai doma, la sorpresa del campionato, per cui la classifica nel girone di Grosseto dice di Bologna 833, 10 vinte, 2 perse, Torino Campidonico 533, 8-7, Grosseto staccato 333, 5 vinte e 10 perse, chiude il godo a 203-12. Poi nella Serie B, girone C, Padule Potenza Picena 10-0 e 15-5, due gravi sconfitte della Fiorentina Belbo che potrei dire quasi in disarmo, è andato a perdere a Rimini contro lo Junior 15-5, 14-13, Foggia, Fano 11-7, 10-0, Ravenna, Cupra Montana 3-10, 12-2, la classifica vede il Padule solissimo in classifica, 18 vinte, 2 perse, 900, Foggia 15-3, 833, la Fiorentina è terza, 11-9, 550, Potenza Picena 9-9, 500, sabato il Super Derby, Fiorentina-Padule nel girone in VTC, le altre due toscane, Boas Grosseto-Mestina 21-2 e 13-12, i Lancers di Rastrassigna hanno fatto doppietta a Nettuno contro i Lions 22-19 e 4-3, nell'altra gara Viterbo Nettuno 2, 2-12, 1-14, Nettuno 2, 15 vinte, 2 perse, 861, i Lancers di Lastra a Signa sono 10 vinte, 7 perse, 588, i Boas sono in parità, 9 vinte, 9 perse a 500, ti do anche i risultati delle Toscane della Serie C e poi chiudo,
Ancona Arezzo 2-12, Siena Roma Brewers 2-11, non pervenuta, non so se non si sia giocata, Pantera Lucca Livorno, Chianti Franchigia Firenze / Fiorentina Baseball, Padule Sesto 12-2, Massa Capannori non è riportata, non so se non si sia giocato o non sia stato riportato il risultato. Allora io ho chiuso, vi dico anche che se andate su www.firenzeviolasupersportlive.com c'è un'ultima notizia di tennis. La squadra di femminile del Siena ha vinto il titolo regionale, sono campioni toscani, ci sono alcune notizie belle dal CT Firenze, ci sono altre notizie belle dalla Rarinanza Esplorenze a livello di settore giovanile e anche il nuoto sincronizzato, per cui questi sono gli appuntamenti, andate sul sito più aggiornato che c'è, credo dopo i grandi network, credo che ci si sia noi per tutto ciò che facciamo e come lo facciamo, tant'è vero che abbiamo vinto il bando e siamo stati premiati con punteggi altissimi, per cui io vi lascio, ci sentiamo venerdì, si avvicina la partenza per Moena, le considerazioni di Fiorentina ve le lascio a voi due, buon proseguimento, grazie Michele, grazie anche grazie a Enrico Milano, gli dico a Enrico che appena possibile oggi pomeriggio registro l'ultima puntata di Giovani Pianticelli Viola Crescono, dove lui coprirà la mia voce nel riepilogo dei risultati finali del settore giovanile con le tante fotografie, sono credo 65, di Giacomo Morini da Tolentino, e poi lancerò la super sintesi della partita, i 5 grandissimi interventi di Vannucchi e il gol del Milan del primo tempo e poi praticamente tutto l'assedio finale della Fiorentina del secondo tempo. Sono stato autorizzato alla sintesi, pur lunga che sia, sintesi lunga sarà. Grazie, buon proseguimento, a venerdì. Bene, ciao Stefano. Ciao Michele, grazie. Ciao Stefano, nuovamente grazie per l'invito che mi avete fatto e do prontamente insomma a cosa di Dio, perché sono veramente contento di far parte sempre sulla destra di Paolo, perché lui è... No, ma guarda, io sono felicissimo perché tu sai le tue competenze, devo dirti il tuo modo piano di presentare le situazioni, sei avvolgente, quelli che ti hanno visto e ti vedono, perché sei un personaggio televisivo, sei un personaggio... No, sono un amico, spero di essere amico, ci mancherebbe. Di me prima di tutto sei amico, certo. Però ti vediamo anche su altri emittenti, su altri canali televisivi, e hai sempre delle riflessioni pacate, piane, sei sempre... molto attento a tutto ciò che succede nel mondo del calcio. Però stamattina è tempo di maturità, è tempo di esami, sì. E oggi c'è l'orale, caro Michele Fratini, quindi ti voglio trovare bene preparato. Io sono vecchio. Sei più grande. No, sono io invece dico sei più grande. Grazie, d'età più vecchio. Mi dicevano, tu devi avere per fare una squadra un portiere, un buon difensore, un centrocampista, sì, è un attacco. La spina dorsale, la lisca di pesce, sì. Sì, perfetto. Allora, riguardo al portiere, devo iniziare dalle retrovie. Ma non c'è alle retrovie, anche perché poi ti dico il mio pensiero. Sì, sì, riguardo al portiere, penso che la Fiorentina si sia già mossa da tempo e stia solamente cercando di capire chi dei due profili potrà veramente vestire la maglia number one. Riguardo, sì, la spina dorsale, convengo. Il vice Torreira, che Torreira non c'è più, il futuro Torreira, che non sarà Mandragora, a mio avviso, perché Mandragora ha fatto più ultimamente la mezzala che diciamo il play, il sarto di centrocampo, il giovane di centrocampo, la mente. No, non sfugga le domande. Il portiere, lei... Ah, i nomi, no, poi arriva nomi. No, va bene. Ecco, io faccio la pantomima, poi arrivo... Prima Leidos. No. Vado via, la lascio... No, prima Leidos, la forma, e poi la sostanza. Allora, perché con lei io devo anche ricordare i nefasti degli antichi greci, dunque so che lei ben apprende e ben sa. Guarda, ho acquistato oggi un libro su Archilo. Allora avevo ragione. Che non gioca Archilo, no, cioè, non è un obiettivo.
Vada, però Michele. Ha segnato tante epoche. Ha segnato, allora, tante. Detto questo, allora, poi riguardo al Plevici Torreira, Mandragora, a mio avviso, nonostante sia un buon giocatore, un buon profilo, non ricoperà quella mattonella lì. E riguardo poi all'attaccante centrale, sì, penso sia già in arrivo, se non è addirittura sull'aereo, che sta arrivando questo classe 97, si chiama Jovic, appunto, che in questi giorni qui, a parte il quotidiano Rosa, ma anche altri aggiuntivo anche hanno ben scritto, ben fatto capire i desideri della Fiorentina, in questo caso dirottati verso il serbo del Real Madrid. Rimaniamo su Jovic. Sì. Io voglio che rimaniamo su, sì, Jovic. Classe 97, dobbiamo parlare di Jovic? Allora, siccome io... Francoforte, dai tempi di Franco... Allora, sì, guardiamo le ultime tre stagioni. Sì, sì. 15 più 18 fa 33 più 21, 54 presenze. Sì, sì. Reti, 7. No, io volevo arrivare proprio lì. No, perché tutti tutti sono felicissimi. Ah, Jovic da Real Madrid. Io Real Madrid lo vedo giocare, l'ho visto giocare spesso. Jovic non l'ho mai visto entrare in campo. E poi se deve venire un giocatore con questo palmarès, ma qualche dubbio me li risolva lei i miei dubbi, tanto ha capito quali sono. No, questa è una provocatio temporum, se si può usare il termine, provocazione che dura lungimirante nel tempo, e io la prendo e cerco di rispondere. Guarda che poi la mia risposta è molto simile alla tua, dunque alla tua domanda. Sì, in effetti faccio la premessa che in quel Real Madrid con Benzema in quelle condizioni non giocherebbe alcuno, a mio avviso. Me la concedi la doppia non negazione, perché con te io non so mai se devo parlare di negazione, appunto, e non giocherebbe alcuno con quel Benzema in quelle condizioni. Ma che Fratini, nelle borse le borracce porterebbe. Io un portiere. Poi ti do cosa mi ha detto il capitano su Michel Fratini. Ah, ok, va bene, ve lo dice lui, tutto va bene. Allora, detto... quando lei non c'è, il capitano, parliamo di lei. Ma andiamo avanti. Detto questo, allora, Jovic è un buon profilo, non a caso è arrivato in quel de Blancos, in quel de Galacticos, però c'è questa esitativa che lascia pensare. Non ha ancora, altrimenti non sarebbe venuto a Firenze. Firenze è venuto a giocare, per giocare. È vero che darà tutto perché è sempre un tesseratore del Madrid, con fatto che Rossola ha fatto bene, si può dire bene, molto bene. Però in effetti hai già Cabral, che è tuo, l'hai pagato. Michele Fratini, quando dice le cose, per questo io mi pregio di essere suo amico, non è mai banale, perché avete visto con il suo un certo charme, la sua eleganza. No. Ha detto Cabral, poi ha alzato il dito, che è tuo, perché poi, certo, farò la domanda. Vai. Certo, e Cabral che è tuo, e dunque secondo me non... è vero che fai la Conference League, dunque hai, bene o male, devi fare anche preliminare di Conference League, devi andare in Europa, devi rimanerci, dunque la stagione è lunga, ogni altre due competizioni, tra le quali il campionato e la Coppa Italia, da non tralasciare, perché insomma secondo me sono sempre i trofei. Bravissimo, bravo, battendo Napoli, Atalanta, è anche divertito, fuori casa. Allora, dico, detto questo, l'attaccante ci deve essere. La formula è un po' particolare, perché hai preso Piontek e dovevi riscattarlo, dov'è? Non si sa. Non ho investito niente, non ho perso niente. Meno male che Tabellino ha vinto lo spareggio per rimanere nella Bundes. Sì, però dico... No, se era in Schweiz sarebbe stato... No, dico, non hai perso niente, perché dice non hai riscattato. No, diritto, però dico, sarebbe bello anche iniziare a investire. Investire vuol dire avere giocatori tuoi, un po' come hai fatto il Viola Park, no? Hai preso la struttura, la speranza... perché il Viola Park? Ecco, diamo anche, poi torno sull'attaccante. Perché è importante, secondo molti, giustamente, avere una struttura omogenea? Perché accanto alla prima squadra si può allenare la primavera. Accanto alla primavera si allenano allievi, accanto allievi si allenano giovanissimi, accanto ai giovanissimi si allenano gli esordienti, più nel mentre... Nello stesso contempo c'è la femminile, hai tutto sotto controllo. Dunque, se manca se si infortuna un giocatore in quel ruolo in prima squadra, sai che fanno? Aquilani, mi mandi lui per cortesia.
è tutto più semplice, è tutto più facile. Che fai? Annoti, incredibile. C'ha già la domanda per ammazzarmi dopo, in senso metaforico. No, no, no. Detto questo, tornando sull'attaccante, sarebbe bello anche... Non vorrei fare il direttore, fate anche il dirigente, dunque, beh, però dico, sarebbe bello anche un Caputo, no? Dici, ma chi è Caputo? Caputo, bene o male, il suo piccolo, dai tempi dell'Empoli, quando ha iniziato ad andare in Serie A, anche se ha più di 3, Caputo l'ha fatto il suo, no? Dice, sono sicuro, lo prendo. Dico, la Sampdoria perché hanno avuto anche problemi economici e grossi, perché hanno avuto un problema col presidente ancora non risolto e tuttora è tutto pro tempore, dunque è tutto nel mezzo, tutto è chi va là, è da sorridere. Ma la Fiorentina, la bastonata abbiamo preso a Genova, sono stati due vecchiettini, Caputo e Quagliarella, forse sbaglio, non lo so, ho visto loro due e veramente hanno dimostrato di essere grandi, ecco, non vecchi, perché poi se no lui mi riprende, di essere grandi, e questo è quanto. Se non Jovic va bene se viene, chiaramente, perché lui deve dimostrare a Madrid che è in condizione per tornarci, come ha fatto Rossola, per tornarci. Però secondo me dovevamo alzare un po' l'asticella, anche perché se gioca Jovic e tu bocci Cabral, capito che ti che è tuo dire? Che è tuo, bravo, bocci Cabral, dunque dico, e non è una polemica, ma dal Brasile prendemmo, io la voglio fare remota perché abbiamo preso, sembra vicino, invece è lontano, facciamola essere di venire lontano, prendemmo un certo Pedro. Aggiungo, scusa, ma... tu prego. Conosci il direttore Pradè, Daniele? So chi è, sì. Io mi pregio di essergli, insomma, non dico amico, ma... Io so chi è, sì. Nella conferenza stampa di presentazione di Pedro, io alzai il mio ditino e mi dissero, prego. Dico, ma Pedro, direttore, se lo dovesse presentare, lui mi disse, Pedro è un bomber. Mi sembra di no. Io dopo... Perché ha fatto un gol primavera a casa con la Roma, poi... Io però di bomber... Dopo... Ha più minutaggio di Cocorin forse, con meno tempo. Siamo lì, sì. Però Cocorin è stato 2 anni e mezzo, Pedro è stato 3 mesi. Però ha citato Pedro. Pedro lo citava perché viene anche lui dal Brasile, viene anche lui, veniva come scommessa, perché è vero che era quotato in Brasile, ma i brasiliani prendono quota quando vengono a giocare in Europa, sono molto, i sudamericani in generale sono molto forti là, poi prendono quota, valore, non tanto quando vanno in nazionale, ma quando vengono a calcare, guarda Ronaldo, Ronaldinho, tutti prendono valore quando vengono qua, stesso Maradona era un fenomeno, andò a Barcellona, e qua, Messi, guarda, quando vengono in Europa, boom, salta il livello. Per essere dei fuoriclasse devono arrivare in Europa da giovani. Bravo, bravissimo. Perché allora, se arrivano over 23, qualche dubbio me lo creano. Bravo, allora vorrei arrivare lì. Tornando sulla nazionalità, quel Brasile che piace a tutti perché ha vinto tanti mondiali, diverte, è un calcio, io non dico totale, universale ancora di più forse, bellissimo. Gioca bene, gioca dalla difesa, partono con la palla a piedi, non buttano via niente. Ultimamente sono un po' occidentalizzati a livello difensivo, vedi Igor, i difensori veri, no? Vedi Mazinho all'epoca, per fare un no, che era sull'uomo, passata l'epoca di Marcio Santos. Di Marcio Santos, bravissimo, ma anche la Roma ha avuto un certo Aldair, insomma, che poi, insomma, signor giocatori, ecco, il giocatore del Chelsea che era stato anche in quota per la Fiorentina, è stato, che ha giocato anche nel Milan, ora mi sfugge il nome, che è stato uno dei più grandi. Sì, persone. Dai, Thiago Silva. Thiago Silva. Sì, dunque, e via discorrendo, però rarità, perché cioè, il Brasile non c'è la palla a piedi, il marcatore vero ce l'abbiamo noi, sì, il Koulibaly, diciamo, della Fiorentina, che è Igor. Detto questo, tornando su Pedro brasiliano, Cabral brasiliano, io penso, e dico la mia, poi Pedro è stata una scommessa, è andata male, la Fiorentina non ha perso niente perché è stata poi attenta, brava Guardinga, nel rivendolo a pari prezzo, dunque è venuto a Totti e è andato via a Totti. Benissimo, dunque operazione dimenticabile, è stata opinabile e anche dimenticabile. Quella di Cabral, chi disse che arrivò, ormai è remoto anche questo, chi ha detto via... che arrivò tardi a gennaio, doveva ambientarsi, ha piovuto, ha nevicato,
primavereggiato, cioè la primavera, l'estate, i solstizi, gli equinozi e quant'altro. E sì, abbiamo visto una bellissima giocata in quel di Napoli, abbiamo visto la zampata, e nada más, niente più, nothing more, niente più. E dunque dico, a questo punto la tua provocatio temporum che ho preso e non mi hai fatto un assist, perché poi penso che qui si segni a porta vuota, da un lato purtroppo, e speriamo meno male che cambino le cose. Ad oggi Cabral non si è ancora ambientato, ha dato l'anima, se devo dire proprio la mia, si è sacrificato molto, perché spesso si è trovato davanti a fare parto da solo, però proprio certe volte faceva anche, secondo me, movimenti un po', cioè andava dove la palla non c'era e non si smarcava. Non lo aiuta neanche un correre e un muoversi, mi perdonerete la parola, tra virgolette, un po' goffo. Sì, ma non solo, bravo, non solo. Non sono un professore, sono un allievo davanti a te, visto le primavere che ci separano, sono diverse, dunque sei più grande. Te che tu sei, conosci, no, dico una cosa, ma cioè, l'attaccante è bravo quando si smarca. Smarcare vuol dire perdere l'attenzione, la vigilanza dell'avversario, sarebbe il centrale difensivo, ma non quando si nasconde. Quando si nasconde vuol dire stare non presente all'azione, non andare in profondità, non fintare magari quando ricevi palla. Non lo so, forse io ho visto questo giocatore qua, che per dei momenti magari non si è ambientato agli schemi, ma guardi ai ladri, si nascondeva. Dunque speriamo che si riesca a smarcare quest'anno. Non è una croce, perché è una delizia, perché anche lui, quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme. Anche lui è in questa Fiorentina che ha dimostrato di valere per andare in conferenza. Dunque va bene Cabral. Però Cabral è della Fiorentina, come hai sottolineato, sì, te. Arriva Jovic. La Fiorentina gioca un 4-3-3. Che ne dicano, nessuno dei due è una seconda punta. E poi una seconda punta, allora cambi modulo. Perché avendo Gonzales, avendo Iconé, avendo Sottil, avendo Saponara, ti giochi 4-3-3, perché sennò di tutte queste, una volta si sarebbe detto Ali, come avrebbe detto il vecchio Ciuffi, sa cosa diceva i Ciuffi, no? Quando è una battuta stupenda con Claudio Ranieri. E Claudio Ranieri si parlava come si sta parlando con te, eravamo ritirati a Rocca Porena, eravamo a un tavolo, dice che poi bisogna pensare quando l'ala avanza. E Ranieri fa a Mario Ciuffi: Mario, e se l'ala avanza e Mario di botto si mette in frigo, la smaggi il giocatore. Questa è una strepitosa. Ranieri l'ha piegato in due da ridere. Cioè, questa la ridere. Forse, però, grande Mario. Però di quattro ali a volte la mettere in frigo, perché insomma. Tanti polli vuono. Allora, Jovic, perché deve giocare Jovic che è un prestito? E poi dei prestiti, quando sono buoni, te li riportano via. Mi sembra a me che un investimento sulla punta andava fatto, un investimento forte, come dicono i giocatori di poker, un all-in, perché un difensore lo crei. Le punte sono molto molto più difficili, a meno che, e qui entra veramente la tua conoscenza delle pieghe del mondo del calcio, perché noi è come un boccale di Guinness, una pinta di Guinness, vediamo la schiuma, cosa c'è in fondo o no. Perché, caro Michele? A meno che questo riavvicinamento di Ramadani, già era stato con Nastasic, no? Questa sorta di parlare, perché volevo volare, i procuratori incidono molto sul mercato, non si ha un avvicinamento ancora maggiore a Ramadani, e Ramadani dice: guardate, mi valorizzate il ragazzo, io ve lo faccio avere ad un prezzo stracciato, perché metà cartellino lo paga il Real, metà lo pagate voi, state tranquilli, se me lo valorizzate e viene buono, i giocatori da portarvi ve li ho io. Può darsi sia questo contesto, oppure leggo troppi gialli? Non credo. Allora, sul fatto che oggi molti addetti ai lavori facciano le belle sorti di tante società, è alla luce dei fatti, nemmeno all'ordine del giorno. Lo c'è fatti sul fatto che questa persona che tu hai citato da poc'anzi, si chiama Fadi Ramadani, abbia fatto cassa per la Fiorentina, è la luce dei fatti, non sta all'ordine del giorno.
Se io penso che ha messo mano su Chiesa, se io penso che ha messo mano, forse anche su Vlahovic, sai? È la mia... Io credo che Forse, mettiamo maybe. Sì. Può essere. Allora, mi sembra strano, perché... Lei poi me lo spiega. Se io ho bisogno di giocatori forti nel mercato sudamericano, vado da Pablo Casal. Se io ho bisogno di giocatori forti nell'area balcanica, vado da Ramadani. In Europa ho visto che il figlio di Raiola anche è in... Nipote, Enzo Matacena. È il nipote, è il nipote. Mm. Credo che non si muova Foglia. Certo, Ramadani non può fare tutto, deve no, no, ma io voglio arrivare... Appunto, sì. Allora dico, se questa persona... Se questa persona... anch'io faccio finta di essere in casa mia perché mi fai sentire a mio agio, dunque... No, ma poi le spieghi bene, ridati no, no. sotto... No, no, certo, poi c'è anche... Vabbè. Mi fa piacere perché mi leggi, bravo. Allora, ma mi hai pensato di fare teatro impegnato? Lo feci diversi anni fa, non teatro. Ho studiato metodo Stanislavski e Strasberg, anche quando fui sempre per remoto, brutto, ormai mi rende. E poi c'è anche una cognata, è bravissima, insomma, a livello. No, ma io parlo di lei, non io dei feci, parenti. io feci. Dunque. No, perché ha un'immagine da fratello Karamazov. Addirittura, grazie, troppo buono. Però andiamo avanti. Sì. Andiamo. Dunque dico, se questa persona non solo c'è, mi sembra ci sia un'uscita sempre Ovic, che è Milenkovic, dunque altra casa. Alla fine questa persona che è veramente una grande risorsa per la Fiorentina, per le uscite. Dunque, se la Fiorentina con Vlahovic 80, con Chiesa 60, in 240, a rate me l'ha data, li dà. E poi aspetta, c'è l'altro. Chiesa, mi ha detto che ha messo Chiesa, con lui. Chiesa, Vlahovic sono già 140. Poi c'è Milenkovic, altri 15, 155, e ti presenti un prezzo secco, la gente chiede. Cioè, io vorrei, se ti presenti con 150 milioni d'euro, con che è il 10%, però mica male, 15 milioni, 10%. Società culata, fai azienda, ok, e poi ottieni anche le BT perché in Coppa della Liga sei andato grazie a Gesù. Bisogna essere, io sono, dunque dico, il calcio bisogna farlo così, oculatamente. Poi c'è il tifoso, giustamente, che è la parte centrale, secondo me, perché una società senza supporter, questa maglia è bellissima perché sì, è indossata dai beniamini che sono i calciatori, ma è bella anche perché la gente, i tifosi, in questa maglia rivedono una città, rivedono una storia, bella anche, e rivedono tutto. Dunque c'è tutto un insieme. Qui c'è Firenze, non c'è solamente la Fiorentina. Sì, che dico, detto questo, è normale, il 10% di quello che degli utili, dunque la squadra puoi fare. Speriamo che in un altro colpo, perché poi si può anche sbagliare. Guarda con Pedro, hai sbagliato, hai cercato di rimediare, hai fatto bene, che poi hai buttato dentro Vlahovic grazie a Pedro che non andava bene, è venuto fuori, pensa poi, grande intuizione. Vlahovic, che era un giocatore importante, si vedeva anche a livello, sì, anche se la prima era un altro sport, perché non me ne vogliono i Gori, i Toci, gli Spalluto. Vlahovic, che era ad un'altra categoria, io ero uno tra quelli che gli avrebbe fatto fare gavetta in un prestito, l'ha fatta a Firenze, sì, la però, gavetta lì. Però bisogna dire una cosa, in questo caso la società tutta è stata bravissima, perché Prandelli è stato bravo a buttarlo dentro, a mettere la faccia, ma la società poteva anche dire, oh, cosa stai facendo? Noi ci vuole un altro giocatore. Sì, anche la stessa società che aveva lasciato. Dunque io sono... Bisogna essere corretti. Partenza avevamo qua me, no, Vlahovic, no, Cutrone. Ma bisogna essere corretti. No. Lì c'è stata veramente un'intesa tra di loro, dove hanno ritenuto, hanno fatto una cosa bellissima. Secondo me anche i risultati poi parlano a ragione di quella scelta lì, e meno male si è andata così. Detto questo, ci vorrei... Ma tu dici... che questo avvicinamento con Ramadani e tutte queste cose possono essere propedeutiche a una collaborazione che porti a Firenze anche dei giocatori di un certo tipo. Faccio un esempio, ti ricordi quando andò via Savic, che per l'appunto Nastasic, tutti questi Jovetic, gli Aic, chi più chi meno, poi nessuno di loro ha capito, a parte Savic, a
anche Jovic non ha capito che la sua realtà era quella di Firenze, non altre situazioni che poi si è perso. Però ha portato dei giocatori importanti. Ma non fare Ramadan, non c'era fare, ancora non esisteva secondo me. C'era un'altra persona italianissima vicino a Pistoia, competentissimo, che è Sergio Berti, che era bravissimo, era poi stato anche procuratore di Montella, di Mialo, No, ah, scusami, Berti. Sergio Berti ha Sergio Berti, il numero della Rondinella. Numero, bravo, numero uno. Con Maccanti. C'era lui e Federico Giacomelli di Pistoia, la collaboravano insieme e sono stati bravissimi, perché hanno portato veramente all'epoca di Corvino Fiorio da quella zona lì, loro due, Berti, Giacomelli. Ancora fare Ramadani, io non me lo ricordavo, onestamente. Però, fuori insomma, diciamo, rettifichiamo, diamo a Sergio, Sergio è stato bravissimo. È stato poi anche procuratore di giocatori forti. Vieri, Montella, tanti, Mialovic, che poi... Mialovic allenato la Fiorentina, Montella allenato la Fiorentina. Andiamo avanti. Allora, detto questo, e il Catania. Sì, però perché lo Monaco sapeva fare calcio. Sì, sì, però a Catania ha fatto bene Simeone, ha fatto bene Zenga, ha fatto bene sì. Montella, hanno fatto bene tutti, se non è bravo lo Monaco. Sì, c'era Pulvirenti presidente, la Mono un signore di calcio, però dimmi che ha fatto male. No, ma sullo Monaco ti vedevo un po'. No, grandissimo, ah, Pietro, scherzi davvero. No. Udinese, Atalanta, fortissimo. Tra l'altro imparentato anche un Balzaretti, perché la nipote di lo Monaco è la moglie di Balzaretti. Tra l'altro è stato anche direttore a Roma in un frangente, è stato giocatore della Fiorentina, della Juventus, del Torino. La ballerina di Roma. Sì, è lei, è la nipote di primo grado di... Non è Cossi, questa è l'altra. No, no, è la moglie. L'ha detto lui proprio, l'ha detto lui con... Non mi ricordo come si chiama. Comunque lei. Detto questo, la Fiorentina si sta muovendo in sordina. Secondo me però... Ma si sta muovendo, secondo lei, muovendosi in sordina bene oppure qualche dubbio ce l'hai? Questo anche da tifoso, Michele, non solo da... Secondo me si sta muovendo in base all'allenatore. L'allenatore avrà detto, sicuramente, visto la resa dei calciatori che dovevano essere addirittura radiati, quali Saponara, quale Igor, quale lo stesso Sottile, viene ripetuto da Cagliari. Ma anche Duncan. Duncan, lui vuol vedere la condizione, la prima settimana di ritiro, che faranno 5 amichevoli nell'arco di 15 giorni, in quel di Moena, per capire chi può rimanere in questo percorso o chi no, perché nel calcio esistono le evoluzioni e le involuzioni, dunque vorrà capire chi veramente può stare in questo progetto e da lì può dire ho bisogno, non ho bisogno, ho bisogno, non ho bisogno, ma mi sembra anche progettare bene così. Tu mi hai parlato di Moena, mi ha parlato di persone che nel centro sportivo dall'alto hanno visione totale sulle squadre, no? Sì. È venuto in mente, il personaggio è riduttivo, che quando c'erano gli allenamenti e l'amichevole a Moena si metteva sulla palazzina in alto, cioè una terrazza, bellissimo fra le altre cose, sì, sì. Questo personaggio, no? Anche lo scenario, che guardava dall'alto gli amichevoli e i vari allenamenti. E allora mi faccio una domanda per me. A voi tifosi, ci metto in primis, quanto manca quel personaggio che dalla terrazza di Moena guardava tutto e aveva tutto tecnicamente sotto controllo? E mi ha risposto è tantissimo. Tu sai a chi mi riferisco, certo, tu sai chi è, certo. Abbiamo... Guarda all'alto anche perché illumina tutto, dunque ecco, che era come sulla prora di una nave. Una volta glielo dissi, gli dissi capitano, sembra glielo su Titanic. E lui mi disse, lo sai, ci siamo lontani. E questo sono quei punti di riferimento importanti. Io racconto. Lo ha detto, guarda, sono venuto perché è stata una sua dichiarazione dell'altro giorno, che lui mi ha detto, in radio, ero in radio, in una radio, un emittente toscana, la fonte, diciamo. Radio Toscana, quindi Giancarlo si è collegato e ha detto che lui è un commisso, ha sempre avuto un rapporto splendido. Si è sentito in serenità di parlare, dunque molto, non ha fatto polemica, ha detto la sua, che io ho colto molto volentieri, già la conoscevo, l'ha esternata, e insomma è giusto anche. Senti, che lui... Ti faccio un'altra domanda, tu che vivi contatto con il capitano, con Giancarlo. Se uno va su Facebook non passa giorno, ci sono anche dei gruppi a lui dedicati, una cosa incredibile. Antonio ha smesso di giocare
perdonami se non mi sbaglio, intorno al 89. 89, ecco. Quindi il tempo passa, sono passati più di 30 anni. Sì. Però non passa giorno, tanto Facebook ce l'hai anche te. Certo. Non io... passa giorno in cui tu non scorri e non ci sia una foto del capitano. L'hai notato? Sì, io non sono, ti dico la verità, uno molto, sono un po' demodè, non sono molto avventurato, però... ho visto che, certo, ma poi l'affetto a parte su Facebook e sulle strade. Sì, ma... insomma, io l'ultimo dei quali, l'ultimo viaggio per la Spagna, 20 giorni esatto, fa. Esatto, è lì che voleva arrivare, se è andato... Aeroporto di Firenze, non ti dico. Aeroporto in Spagna, uguale, la gente lo guarda, perché poi spesso molti lo confondono con Collovati, quelli che appena, no, ma all'estero, dico, veramente lo può dire anche lui. Però insomma è stata una bella cosa. E poi soprattutto, guarda che particolare, perché noi si parla tanto di giocatori, durante il pranzo che si è tenuto con la dirigenza attuale, vicente del Real Sociedad, che eravamo ad un evento a lui attribuito, a Giancarlo Antonioni, lui ha tirato fuori improvvisamente, ma guarda, io ci parlo anche improvvisamente, un nome di un centrale Real Sociedad che aveva visto, si è rivisto tante volte in televisione. Io ho fatto, scorretto, perché questo me l'hai detto, per farti capire... Ma contemporaneo oppure... Ora, ora. Per farti capire... è riservato, ma ha una conoscenza capillare per quanto... E dunque, secondo me, la gente non lo conosce nemmeno bene, secondo me, perché lui, avendo questo modo veramente, come dici te, da galantuomo, da signore, che poi viene travisato per molti come colui che non mette la voglia nelle cose... No, lui è un grande. Ma... No, fammi finire, no, perché ho sentito di tutto. Che ti ha sentito? No, di tutto, cioè, ma non... No, lui è un grande... È stato mai interpellato per... Certo, si aspettano che lui vada a sfondare le porte per dire c'è da prendere questo. Allora non si conosce Antonioni. Non si conosce Antonioni, bravissimo. Non si conosce Antonioni. Ma se uno gli chiede, Giancarlo, mi puoi dire cosa ne pensi di questo giocatore? O mi puoi cercare un giocatore? Allora si parla d'altro. Non tutti abbiamo lo stesso carattere. Te hai un carattere, Enrico un altro, io un altro, Giancarlo... È bello per questo, perché siamo diversi. Però se una persona riesce a individuare la personalità che lui ha, naturalmente, lo sa valorizzare, ha un grande valore. Ricordiamo che lui aveva segnalato, ma questa è storia, due giocatori, Thuram e Nedved. Sì, però si ritorna, ma l'ha segnalato ancora tanti, ha segnalato Thuram. Questi sono di fuori. Sì, ma l'ha segnalato, ma qui si parla di tanti anni fa. Parliamo anche di oggi, se no dice sì, ma a 20 anni, no, oggi ha segnalato altrettanti nella lista della Fiorentina. Non è stato dato ascolto. No, perché, ma non dall'ascolto. No, no. Hanno fatto altre. Per esempio, ti porto esempio, a centrocampo, no? Qui si va in giro a cercare, va bene, c'è una persona preposta per andare in Sud America, tanto in Sud America ormai tutto ciò che vende là è meglio del nostro, non lo so, regola. Ma... per rimanere però al campionato italiano, anche sudamericano, se Amrabat ha fatto bene a Verona perché aveva accanto un certo Veloso, io prendo Veloso. Fiorentina fa la Conference League, cambio modulo, io prendo, rifaccio il centrocampo di Verona, io prendo Veloso. Forse mi sbaglio, no. Se Amrabat ha reso da 10, forse da 11 a Verona, perché era riconoscibile in quelle di Firenze, perché giocava a 4, a 3, non si trovava, oppure doveva fare il play, non si trovava. Se Veloso, forse mi sbaglio io, se Veloso, io prendo Veloso. Non sono in conferenza, hanno fatto un grandissimo campionato. Chi va a Verona è come chi andava a Catania a dirlo tempore, fa bene, benissimo. Guarda, Iuri ci è andato via, è arrivato. Ti piace Temezze? Sì, mi piace Temezze, mi piace anche Faraoni su quella fascia. Come va? Classe, prometteva bene già lì. Classe 90, ancora prima la Lazio, con Macheda, classe 90. Chi con Macheda? Con Macheda, che era attaccato, e lui giocava terzino destro, accanto a Tuia, centrale Tuia, lui c'è. E i gemelli Mancini, classe 90. Hai ricordato Hicco Macheda, che ebbe un impatto boom con nella Premier. Mi ricordo fece quelle, le prime, quei 90, non mi ricordo, cioè 90 e 91, Faraone 90 e 90 era tuia e lui. Sa Fratini, quando lei atterra all'aeroporto di Manchester, va bene a prendere Ryan Giggs. È come se io arrivo a Firenze e mi viene a prendere Michel Fratini.
No, io sono già stato. Sono stato la storia di Michel Platini, lo so. Ci siamo buttati in terra, sai dove. Lo so. Che poi il capitano mi ha detto: lui che si è presentato a Michel Platini. Se lei è Michel Platini, io sono Michel Platini. Ma è chiaramente modo di dire royale e modo di dire crasso. Anche perché e allora riguardi... c'è stata fatta la domanda al capitano: dico, capitano, ma chi gioca meglio, Platini o Michele? Che domanda invece, Michele? Toninho. Ti vediamo anche in giro. Lo so, sempre mi fischiano le orecchie, in qualche parte. La domenica mattina ti fischiano le orecchie. Non immagino, voi andate lì a gozzovigliare. Azzeggiare. No, qualcosa. Azzeggiare in senso buono, azzeggiare non esiste, dunque lo posso dire. Azzeggiare. Però la nominiamo sempre. Mi fa piacere, ancora non sono morto, però mi tenete in vita. Più mi tenete in vita, non ci sono più. Dai Paolo, scherzo, ci mancherebbe altro. Senti, torniamo un attimino alla Fiorentina e torniamo al portiere, perché giustamente il portiere è come il centravanti. Poche storie, la Fiorentina di Prandelli era molto Mutu Frey. La mia domanda è, ti dico la mia idea e poi te mi dici la tua. Se io devo prendere Cragno, posso tenermi Terracciano, perché uno ha dei più in determinate situazioni, Terracciano ha più nelle altre. Però c'è da prendere un secondo primo portiere. Si parlava di Vicario, si parlava di Carnesecchi, che io prenderei subito, si parlava di Gollini. Tu che segui Origli, senti e sei in questo ambiente, la Fiorentina secondo te ha già identificato il portiere oppure siamo ancora a vedere quello che succede? La Fiorentina spera di prendere Meret. Cragno avrebbe detto di sì, ma non perché andava in Serie B, perché è nato qua, era in quel della Cattolica. Il sottoscritto lo portò a Brescia tramite la Cattolica, Alessio Cragno. Addirittura vi racconto un episodio dove io e Giancarlo Antonioni andammo a mangiare in un noto ristorante sito in Piazza Gaddi di Pesce, non faccio nomi, dove sbloccammo la trattativa della Trattoria Virtus rappresentata dal presidente Cerbai e all'epoca c'era la famiglia Corioni, un Fabio Corioni era il settore giovanile. Gino perché Corioni. Io ero amico della famiglia Corioni, di Silvia, delle figlie, insomma. Detto questo, come mai lei è sempre amico delle figlie? No, era amico, la conoscevo. No, ma quando si parla di qualcuno, non c'è motivo, conoscevo amico anche della Fabio. Io ero amico delle figlie. No, io conoscevo la sorella. Corione aveva 5 figli, dei quali 4 figlie: una era sposata con Quaggiotto, un'altra con Manuel Barozzi, un'altra con Nani, con Gianluca Nani, l'ex direttore, e poi c'è un'altra ancora che insomma. Che ho conosciuto marginalmente. Sì, ma avevi mai fatto lei amico sapere della parte femminile? Della famiglia Corioni, dai tempi dell'ospedaletto. Non solo della famiglia Corioni, qualsiasi cosa lei è amico delle figlie. No. Come mai? No, assolutamente no. No, conoscevo. Sbloccammo questa cosa. No, un bel giovane come lei. No. La ringrazio per il giovane, che davanti a lei che è più grande, sì, mi sembra veramente più giovane. Però detto questo, no, a parte gli scherzi. Allora, no, a Cragno sbloccammo questa cosa, dunque Cragno era stato a molta Firenze e viene bocciata la Fiorentina perché Cragno non cresceva di altezza, dunque la Roma, la Fiorentina, tutte le prove che sostiene è un suo limite, che sostiene è un limite, però un gatto, anche Gilè non era altissimo, direi oggi abbiamo Bucci, bravo, sì, oggi bisogna, ma nemmeno Pallotta, ma nemmeno Peruzzi. Senti, Vannucchi under 15, un ragazzino di 1,97 m, ottimo prospetto. 1,97 m a 15 anni. Sì. Il portiere nel calcio moderno deve essere alto, per me. Sì, ma ora è stato preso anche un portiere Valdarno, Bolzoni, classe 2005, dell'Evane. Conosci? Sì, certo. In gamba questo ragazzo. Presentaci Bolzoni. Molto. Noi da te vogliamo vedere queste premizie, non che tu ci presenti Jovic. Jovic l'abbiamo parlato. Ma se tu mi chiedi, io rispondo. Vogliamo sapere di Bolzoni. Bolzoni è un ragazzo che è stato alla Sampdoria a provare fino a 2 mesi fa, è stato una settimana, ritorna alla Sampdoria e sarà bravo alla Fiorentina a caparrarselo, perché giustamente hanno detto se lui del Valdarno da noi va alla Sampdoria dobbiamo tenere presente il territorio e farci lo nostro. Il ragazzo è stato alla Fiorentina, è stato valutato, è alto, molto alto, filiforme, ricorda Scuffe. E anche Meret come personalità, come è molto magro, deve un po' robustirsi a livello, secondo me, di gamba, deve mettere 2005, però se la Fiorentina l'ha preso ora per fare 2 anni di cantiere per andare in prima squadra, è tanta roba, perché l'ha preso per la primavera o per l'anno di per la primavera. Sai perché è tanta roba?
perché molti ragazzi si formano dai giovanissimi fino alla primavera e poi tornano indietro. Lui invece ha fatto Levane, ben rappresentata sul territorio del Valdarno. No, società mi sembra strutturata bene. Certo, per arrivare alla Firenze è meglio, vedi, evolversi che involversi. In questo caso Bolzoni, tra l'altro anche un nome già da giocatore, perché classe 89 Bolzoni, che era scuola Inter, Siena, centrocampista avanti alla difesa, è già arrivato in Serie A. Chissà, boh, non illudiamolo, ma non deludiamolo. Dunque speriamo bene che anche questo ragazzo cresciuto appunto in questa Toscana, maledetta, come diceva il Malaparte, siamo maledetti però siamo veraci. Dunque, senti, va bene così. A proposito di giovanili, beh, quattro Coppa Italia di seguito, insomma, c'è poco da dire. Certo. A me a volte mi dicono, ma sai, la primavera devono essere bravi a presentare i giocatori, non i trofei. Io ho sempre detto, i giocatori buoni, e i trofei li vinci con i giocatori buoni, perché non ho mai visto una squadra scarsa vincere. Ma poi soprattutto quando li vinci in primavera, è il cantiere della prima squadra, dunque hai materiale e puoi presentare... L'Inter di Vecchi, dimmi dei nomi te, dimmi te l'Atalanta... Io c'è il giocatore, al di là di Cortinovis che gioca nella Regina, io c'è il giocatore del Monza, Colpani, io impazzisco per Colpani, tutta roba che ho visto in primavera, lo stesso Bastoni lo abbiamo visto nella primavera dell'Atalanta. Ma c'è anche Colombo al Milan, che può andare a giocare allo squadra. Cioè, allora, quando una squadra è forte, con giocatori forti, poi arrivano i trofei. Sì. Allora, la Fiorentina con Aquilani, devo dirti, hanno vinto tre trofei e mezzo, cioè, io un po' lo lascio anche a Bicica il secondo. Ti dico, questa squadra a livello primavera ha dei buoni giocatori, soprattutto quelli che vengono dal territorio, come dicevi te. Ho avuto modo di polemizzare con il direttore generale Barone, ma non nascondo, perché questo non è un segreto. Sai che vado sempre a seguire Barone mi disse, te che non sei mai contento, abbiamo investito su Munteanu e Agostinelli, Rosene di Roma, è Munteanu. E io gli dissi, vediamo, alla fine della fiera né Agostinelli né Munteanu sono poi i risultati. Gli dissi, direttore, a me piace però molto, però Agostinelli andrà in ritiro, sì, anche l'anno scorso c'era, no, ma andrà anche quest'anno, te lo dico, perché è uno di quei nomi, anche Munteanu, però bisogna vedere poi se italiano li reputa, capito? Ma voleva arrivare a dunque. Lì il giocatore è capace, comunque, lascia perdere Toci, è capace. Classe 2004 di Pagani, Mancino, e gioca a piede invertito. Capazzo, posso dire, il giocatore è capazzo della Fiorentina. Beh, a te piace Capazzo, me l'avevi già detto. Poi c'è Corradini, fermati. Sì, ho capito. Te l'avevo già detto della mia predizione. No, ma posso dire la mia? Sì. Allora, come Bianco, non so, è un buon giocatore. Io dico, mi sembra più strutturato. No, io parlo, ma non lasciamo fare adesso. Capasso ha già mercato. Forte. Quello lì lo cercano. Io parlo di Ciro Detto Pino. Quando parlo, guardo già la prospettiva. Ciro Detto Pino. Bravo, Ciro Detto Pino. Forte. Qualità forte, forte. Anche forte. La gara giusta, Bravo, forte, forte. Gli altri sono Tosci, Corradini, anche Amatucci, di Stefano. Amatucci, ecco, Amatucci è un giocatore che ha fatto un salto di qualità. Bravo. Mentalmente anche, Amatucci è convocato in nazionale. Del Valdarno anche lui. Dunque, a due passi a Bolzoni, se si può fare, abita lì vicino. Che dico, perché viene anche da una società che ha avuto una storia come il Laterina, dunque Laterina che ha ragionato la Fiorentina, l'anno Laterina, poi dopo è stato a Lempoli, facciamo anche il trascorso del territorio della Toscana. Detto questo, col grandissimo si può dire anche Margiacchi, che è proprio un'istituzione nel Valdarno, come lo era Morandi, come l'è stato, come l'è Saturni, come i più grandi del territorio, ecco, per quanto riguarda il Valdarno, Margiacchi, quanto riguarda qui, insomma, Saturni, poi c'è stato Mino Morandi e via discorrendo, Agresti, e chi più ne ha più ne metta, Marcello Agresti e quant'altro. Detto questo, la Fiorentina, ecco, io ti parlo, dico, di tutta la rosa, chi è che adesso magari qualcuno vorrebbe proporre? Ma non perché non abbiano valore, perché le altre finestre hanno difficoltà, gli altri ruoli. Lui, Capasso, ti rendi conto della Fiorentina stessa nel suo ruolo è dovuta andare in Francia, in Sud America?
Eppure Sutil è arrivato proprio in quello lì. Mancano quei ruoli lì. Mancano non tanto gli esterni che possono essere adattati anche volendo anche a un centrocampista. Guarda Saponara, non l'ha mai fatto. Però ha fatto anche l'esterno, anche aggiuntivo. Poi magari il ruolo se lo dava lui, stava un po' più dietro, non andava mai tra lì. Però oggi mancano le punte esterne, Eh sì, che quindi sono diverse. Italiano vorrebbe le punte esterne, certo, mancano i gol delle punte esterne. C'è la punta centrale e in linea, quello è il le cavallo di due, battaglia. ma non sono No, Iconé, non è una punta sono esterna. esterni, ma non sono punte. Bravo. Senti, Michele, siccome parlando con te mi apri tante finestre, una cosa mi piace molto. Siccome conosci molto bene il territorio, conosci molto bene i giovani. Quando si punta su un giovane, facciamo un nome a caso, Mario Rossi, no? Michele Fratini vede Mario Rossi che gioca nella Pippolese e lo porta alla Fiorentina. Il ragazzo si adatta bene, tutto quanto. Tu guardi a una certa età, chiaramente perché quando sono bambini o più piccoli, tu guardi il discorso tecnico, ma guardi anche un discorso di famiglia, di serietà alla testa del ragazzo. Oppure tu dici, beh, il ragazzo è un po' così, però ci possiamo lavorare. Ma guarda, io ti dico la verità, nel calcio ognuno ha la propria, non dico il proprio protocollo, la propria mentalità. Io lo vado a vedere anche durante gli allenamenti. Quando mi dicono il giocatore giovedì fa le cose bene nell'allenamento la domenica, no. Il giocatore durante la settimana fa cose e non fa in campo. Dunque, se non le esprime in campo vuol dire o che l'allenatore non lo mette in condizione oppure che ha un problema emotivo. Se ha un problema emotivo si lavora sulla testa. Allora, ognuno ha le proprie. Ti ho chiesto a te. No, io rispondo per quanto concerne. Riguardo alla situazione, qui contrasta un po', perché c'era l'Empoli forte del settore giovanile a tempi anche non solamente di Corsi, bensì prima di Corsi, Silvano Bini e presidente Pinzani già prendevano i vari Caccia di Francesco e Coppola, Montella. dopo Montella è arrivato. Sicché dico, però volevano gli scugnizzi, cioè i giocatori che sì, per l'obiettivo, però magari spesso non è riferito a questi che ho citato, No, però no, no, no. in disciplina, gli scugnizzi. C'è anche la scugnizzeria a Napoli. Fame, agonistica, poi magari si. Perché il Napoli, la primavera del Napoli, non riesce, pur avendolo in casa, a valorizzare i suoi scugnizi? La primavera del Napoli è stata anche in Primavera 2, Guarda, io ti quindi. dico la verità. Ti dico la verità. No, Perché il bacino d'utenza di no. Napoli vale quello di Roma. No, ma verissimo. Però quando parli spesso anche con. Anche i rapporti con i giocatori, molti dicono vogliamo andare a giocare fuori. I motivi non li so e non l'ho mai saputi e non me li voglio nemmeno immaginare. Però per Però c'è loro questa vige il nemo profeta in nemo patria, andare profeta. fuori per. Però se parli con un bambino, fai conto, un genitore. Mi ricordo una cosa, quando era a Coverciano, in Romagna, erano soventi fare, era bravo in questo, molto bravo, Antonio Rocca, non Kawasaki, Francesco Rocca. L'ex difensore della Roma, Antonio Rocca, anche lui ha giocato di Castrovillari e lui è tanti anni che lui era nell'under 15, nelle giovanili di formazione, definiamo l'Italia. Lui mi ricordo, poneva sempre le domande, poneva ragazzi, aveva il procuratore, chi diceva sì, chi diceva di no, e poi faceva, voleva proprio la motivazione, ma se tu dovessi arrivare un giorno senza illuderti, dovesse, cosa faresti? Io mi ricordo la risposta di uno. In modo particolare, che disse: se io dovessi, era del Sud Italia. Se io dovessi arrivare, io farei la casa alla mamma, alla nonna, al mio fratello. E lì capisci la mentalità, capisci la, e dici: ma non puoi generalizzare? No, perché poi ne ho sentiti altri simili a quella risposta lì negli anni di Coverciano. C'era anche Giancarlo, cioè. C'era Giancarlo, c'era anch'io. Scusami, l'artifica era sostanziale e doverosa. Lì ti accorgi che la mentalità è diversa a molte altre mentalità territoriali nazionali. Hanno un altro modo di. Io mi ricordo in nazionale venivano ragazzi, ma non perché gli mancasse la dignità, perché magari mancavano le pecunie, magari venivano da società diverse, anche tipo di seconda fascia, non di Inter. Scarpe rotte, ma forti, forti.
mi ricordo un giocatore del Bari, classe 91, Mancino, ha giocato a Bari, a Foggia, tutt'oggi fa la differenza, e mi ricordo gli sviluppero le scarpe, ancora non ce l'aveva in gestione Davide Lippi, siamo a Galano, c'era lui 91 e Bellomo, grandi giocatori tutti e due del Bari, centrocampista, sì, Mancino era Galano, mi ricordo lui che aveva rotto le scarpe, questo aveva un piede favoloso, non gliele fe... hanno un altro modo, perché vanno a pescare fuori, non perché noi non siamo forti, perché in Toscana, non per fare il campanilismo, no, ma la Fiorentina sta facendo un lavoro, no, ma non la Fiorentina, fanno bene, ma non per il campanilismo, ma in Toscana, se andiamo a vedere il CRT, Comitato Regionale Toscano, abbiamo più trofei di tutti, abbiamo vinto con la Juniores, con la Regionale, con l'allievi, perché vuol dire che le selezioni erano ottime, come quelle campane. E dunque, i giocatori sono quelli. No, ma ti dico per dire... La domanda è un'altra, però. Ma per dire, in Toscana abbiamo l'Empoli, il Pisa, no, ha fatto domanda... un buon primavera, la Fiorentina. No. A Napoli c'è questo bacino la grande. La domanda è un'altra, che mi sono posto io. Oggi come oggi nei vivai, ecco, nei vivai territoriali, io conto diverse società che sono all'avanguardia. Come i professionisti lavorano benissimo. Io... non posso dimenticarmi in questo caso la Sestese, lavora molto bene, ha una struttura invidiabilissima, lavora benissimo, infatti 10 giocatori in Serie A in 15 anni penso sia una roba esagerata, vuol dire vedere bene, benissimo. Però ti porto un esempio stupido, c'è un'altra società sita in Toscana che vince come la Sestese campionati a livello d'elite di fasce regionali. E questa società, nonostante tutto, che oggi, tra l'altro, anche la prima squadra, non ha avuto ancora la fortuna, ha fatto una liaison con una società di Serie A importante, importantissima, non ha ancora in 15 anni, 20 anni di storia, forse di più, mandato un giocatore in Serie A, in Serie B. Dunque vuol dire che lì vinci i campionati, ma quando guardi, guardi magari nel pronto, non guardi più in là. Dunque... la Sestese in questo, la Sestese, lo Scandicci, la Settignanese, Settignanese è grandissimo, perché anche loro, l'ultimo dei quali Chiesa, ma che Chiesa, insomma, tanta roba, sicché dico, organizzati benissimo, l'Afrio, non voglio dimenticare, la Cattolica, non voglio dimenticare nessuno, tutta la Toscana Cattolica, in generale, la Cattolica la chiamavano la signora, ti ricordi tu, la signora la chiamavano, perché... La Cattolica aveva una struttura anche quando giocavo io, che... poi riusciva a inserirti anche nel mondo del lavoro, se entravi nella Cattolica eri della Cattolica, lì c'era un discorso di un certo tipo, sì mi faceva pensare il discorso quando siamo partiti da Capasso, ragazzo dell'entroterra napoletano, come il Napoli non riesca ad allestire, avendo dei giocatori importanti, delle squadre importanti a livello giovanile, cosa che riesce benissimo alla Roma. E Però magari faccio l'esempio stupido, quella nidiata, Izzo, Insigne, i fratelli, perché poi c'è Roberto 93 certo. E Lorenzo 91, poi c'era Gaetano, il primo però dei fratelli, dei quali, non il secondo adesso, è forte anche il secondo, insomma i giocatori anche il Napoli calcio li tira fuori, ora te devo proprio pensare... Sì, però non riesce mai a avere una visibilità... Quello sì, forse, ma anche magari problemi di struttura, hanno problemi di struttura anche lì. Senti, prima di lasciarti ti voglio fare una domanda. Ti piace Baldanzi? Classe 2003, Mancino, molto bravo nel breve, fantasista, riesce a inventare cose impossibili, baricentro basso, dunque lo metti giù, e poi anche il vizio del gol, è stato infortunato, è già in prima squadra da circa un anno, in 2003, nazionale. A me ha delle movenze ricorda Frotti. A me delle movenze invece Mancino in quella maniera mi ricorda, non voglio declassarlo, se devo Galano, se voglio invece surclassarlo mi ricorda Mancino in quella maniera, nel breve mi ricorda tanta roba. Senti, siccome io sono innamorato di Baldanzi ti faccio una domanda, può darsi che il fisico lo limiti? Oppure tu pensi sia un vantaggio? No, ma Giovinco uguale, era adesso però aveva le movenze Insigne, ormai secondo me è sfatata questa regola, anzi quelli piccini danno noia perché non gioco mai, non parto mai da lontano, partono sempre negli ultimi 20 metri quando non li prendi, perché lo strappo, il piccolo ha lo strappo, no? Gli ultimi 20 metri, dai 40 Milenkovic ti riprende, Igor ti riprende, negli ultimi 20 Amari,
Non aggiungo altro, non anticipo amari, ma veramente amari, sia qualità, rapidità e anche finalità, tanta roba. No, siccome guardandolo nell'Empoli, io mi piace vedere Baldanzi, ma c'è anche Pezzola che è un buon. Sì, no, ma ce ne sono. Lui ha estero, lui lo noti perché è un 10, dunque un fantasista estero, non ci sono più, e lui c'è ancora. Ah, ma mi piacciono questi giocatori. Ti ho parlato di Cortinovi, ti ho parlato di Colpani, ti posso parlare di Fagioli. Ma anche Fazzini è un buon giocatore dell'Empoli. Sì. Anche questi hanno già. Viti. Fagioli, tanta roba. Viti 2002. Fagioli. Tanta roba. Lo prenderei subito. Alla Fiorentina, forse lui lo prenderei, bravo, lo prende, ha fatto nome, lo prenderei subito. Torino attenti allo Chelsea, però classe 97, argentino del Tottenham in prestito al Villarreal, quel Villarreal che ha eliminato la Juve a Torino 1-0. Ci lasci con un attenti allo Chelsea? Sì. Del Tottenham, e lo gira in lo potrebbe girare in prestito alla Fiorentina, giocatore. Ecco lui, dove tra lui e Torreira, è a posto di Torreira, perché ha qualità, anche Pirlo è stato adattato, quando uno ha qualità, il cervello è rapido, è fortissimo. Secondo me Tottenham, tra Pochettino ha giocato non tantissimo, nel Tottenham non riuscivo a inquadrarlo come potesse, tu sai io il Tottenham lo guardo tutti i sabati. Allora, questa telecamera ha una grande fortuna. È su di noi, come diceva Pupo. Lascia perdere Pupo. Vabbè, comunque io abito una cosa. No, Valdarno, Ponticino lui, allora dico, detto questo, se uno ci pensa bene, avere Michele Fratini, io farei uno show di 24. No, Lo Celso, classe 97, Mancini non si bocciano mai, come sempre ripetuto. Lui potrebbe condizionare, spero diventi presente, venire alle volte alla Fiorentina. Qui c'è una cosa però che volevo dire prima di lasciarvi, siccome mi ha aperto la pagina, ti ho aperto la pagina, ti ho proposto. Guarda, così metto in sicurezza il calcio. Ecco, nell'intervista dice il primo membro della Federazione Gravina, sì. Io dico va tutto bene, anzi rivalorizziamo lo scouting, perché è importante saper vedere per non sbagliare. Spesso magari qualcuno, anche se società, prende i giocatori in base alle segnalazioni di chi magari ha l'interesse, i procuratori di appartenenza, guardiamoli, ecco, i giocatori guardiamoli, perché poi è importante saperli valorizzare. Il problema è solo uno, non è un problema, però vedo è la legge Bosman. Non potrai mai, cioè, finché c'è una legge che vige a livello europeo, a livello appunto esce da Bruxelles, si può scrivere di tutto, si può pensare di tutto, però è con la legge Bosman che io non sono né avverso né favorevole, io sono, leggo, dunque io apprendo e mi documento, si può scrivere tutto. Però no, dovresti regolamentare una legge internazionale e la vedo dura, a mio avviso. Non so cosa pensi te, però magari ecco. La legge Bosman, tu lo sai, è stata quella che insieme ad altre situazioni a livello giovanile, io sono contrario alle scuole calcio, però so, aiutano a portare soldi. Una volta te giocavi, se sapevi giocare, adesso paghi e quindi devi giocare. Ti dico anche, te raggiungo io, di coloro i quali sono ai vertici del calcio, io sono innamorato, mi pregio di essere una persona, insomma, non ti ripeto, amicizia è un'altra cosa, però una persona che ci stimiamo a vicenda, una persona che io stimo, lui stima me, buon per me, mi fa molto piacere, Francesco Ghirelli, che è il presidente della Lega Pro Serie C. Umbro, è stato anche presidente della regione Umbria, conosco bene. Benissimo, lui e anche la figlia che lavorava al turismo, all'associazione. No, conosco bene. Anche la figlia lavorava all'APT del turismo, è stato presidente della regione lui, regione Umbria, te lo dico io. Sì, amico di Giancarlo, infatti quando si vedono fanno tutti gli umbri, è umbro come... Sandriani. Sandriani ex, perfetto, e ora lavora in federazione. Quando vedrò... capitano, gli dirò, ma come mai tu conosci Sandriani e Michele conosce le figlie, le sorelle? No, io conosco. Ma posso chiederlo? No, perché si parla... Non ho paura della risposta, però... Tanto la prima volta lo vedo, quando tu non ci sei... No, lo sai, poi ti si telefona.
No, Cubio poi è famoso perché fanno quelle. Ora parliamo un po' d'altro anche. Non spazio, no, fanno con le campane, con il ferro. Con i ceri. Con i ceri fanno. C'è la corsa. C'è la corsa. Bravo. Sì. Poi c'è il lupo. Che bello parlare con Paolo. Poi c'è. Perché non faccio in tempo a dire sì. Che è già la zero. Don Matteo. Numero... La... No, lui la no. Terence Hill. No, Terence Hill. No, no, conoscevo. C'era poi l'altro, Frassica, insieme a lui. Detto questo. Ragazzi, guardate, cioè, vedere Paolo Caselli che sorride, ride è veramente una bellezza. Perché sei il numero uno, no, per dispensione, non si può competere. Ma figurati. Senti, se arriva lo Celso, tu anche a Ferragosto sei qui, vero? Sì. No, ti veniamo a prendere comunque tu sia. Dobbiamo però ricordare che quest'anno, non solamente la Fiorentina, tutte le squadre avranno 2 settimane in meno, che vuol dire di preparazione, che inizieranno il 13 agosto, dunque anticipo al campionato. E il barrage della Conference il 18. Appunto, dunque... lei ci sarà al barrage. Visto che lei partecipa alla nazionale, lo vediamo sempre nelle tribune d'onore. Hai accompagnato come fedele amico Argo, ecco, è fedele, accompagno il Grandolis, cioè Giancarlo, io sono Argo, ecco, Argo. Ma è letargo però, sempre sul pezzo. Ma chi, il mostro da 100 occhi o il cane? No. Occhio anche uno solo, ciclope. No, perché il mostro da 100 occhi si chiama Argo. No, no, però il io no, no, però poi c'era il ciclope sempre non lì, sono di no, il cane, Argo, fedele. Perfetto. Dunque, dopo aver scoperto che Michele Fratini è il cane Argo e ci ha buttato lo Celso, noi diamo appuntamento al programma di Tele Firenze Viola Super Sport, la grande summer del rugby, la grande pallanuoto con i mondiali. Poi naturalmente sarà tempo di bilanci, seguiremo il mercato. Se la Fiorentina dovesse prendere lo Celso, Michele Fratini lo andiamo a prendere. Lui ha una villa immensa in Costa Azzurra, una baracca, che sì, comincia magari, a Monte Carlo, una baracca. Finisce a Biarritz. Signori, chi vive sulle colline fiorentine non sono certamente io, non si deve dire, ma il signore accanto a me. Chi vive, guarda come diceva lui Giancarlo Antonioni, guardava a Moena il tutto. Lui tutte le mattine. Poggio imperiale che è giullare. Lui, ecco, ho detto tutto. Dunque, dopo questa, ho detto tutto. Michele, grazie. No, grazie a te, Paolo, grazie a tutti voi. Buona giornata, buon proseguimento e spero di divertirmi ulteriormente la prossima volta, perché con te si sta sempre, te Stefano, Enrico, Firenze Viola Sport si sta sempre bene, si può chiudere, tanto abbiamo detto quasi tutto. A presto. Anche il regista. No. Salve. Ciao a tutti.